Per chi non mi conosce, mi chiamo Lucia Piccinini, sono capoaria per la regione Emilia-Romagna e con una passata esperienza come tecnico in una cooperativa che si occupa soprattutto della produzione e della commercializzazione del pero, quindi questo è un settore che, a cui sono particolarmente legata. In società, oltre a me, c'è anche Fabio Galli, che altrettanto viene un'esperienza importante sul pero. E quindi siamo molto contenti di esserci inseriti in una società come UPL in cui abbiamo potuto portare avanti quelle che erano state un po' le nostre esperienze pregresse lavorative. Questa mattina vi do veramente il benvenuto da parte di tutta UPL e se vi ricordate avevamo parlato e ci eravamo trovati a parlare di pero nel 2021 a Futurpera e in quell'occasione, in quel convegno, vi avevamo detto che saremmo andati avanti nel condurre altre esperienze con i nostri formulati sul pero e ci eravamo detti che ci saremmo ritrovati e quindi questa mattina è proprio l'occasione per portare avanti questi discorsi. Ringrazio anche una pera per la partecipazione, grazie soprattutto alla figura del coordinatore per le ricerche e sviluppo, che è il dottor Stefano Foschi, che penso che molti di voi conoscano già per le sue esperienze lavorative precedenti. E il programma della mattinata prevede quindi, come potete vedere illustrato, una prima parte in cui ci introdurremo all'interno di quello che è oggi il settore pero e di quelle che sono le sfide attuali, grazie appunto al dottor Stefano Foschi. Poi avremo una prima parte riguardante il tema della difesa, dove il dottor Gianluca Vandini, Marketing and Development Expert per UPL, vi presenterà i formulati per la difesa di UPL. A seguire il dottor Claudio Cristiani del settore ricerca e sviluppo dei consorzi agrari d'Italia ci presenterà quelle che sono state le esperienze pluriennali dei consorzi agrari d'Italia sui nostri formulati. Nella seconda parte della mattinata avremo invece una parte dedicata ai nutrizionali e ai biostimolanti, dove il dottor Fabio Galli, che è il nostro segment manager per la nutrizione e i biostimolanti, vi proporrà delle proposte per la linea nutrizionale efficace sul pero ed infine il dottor Alessandro Zaghi e il dottor Michele Mariani ci presenteranno alcune esperienze condotte dalla Fondazione per l'Agricoltura Fratelli Navarra. Vi chiedo di concedermi alcuni minuti per presentarvi chi è oggi UPL e di che cosa si occupa. UPL è una multinazionale leader per le soluzioni sostenibili in agricoltura. Oggi siamo la quinta azienda agrochimica e questo sia a livello globale che a livello europeo che a livello Italia, ma soprattutto ci teniamo a dire che siamo la prima azienda per quanto riguarda le proposte nell'ambito delle biosolutions. Che cosa intendiamo quando parliamo per biosolutions? Intendiamo tutti quei prodotti che possono essere impiegati nell'agricoltura integrata, ma anche e soprattutto nell'agricoltura biologica. E quindi questi riguardano tutti gli agrofarmaci che sono registrati nel comparto biologico, ma anche tutto il segmento dei biostimolanti che questa mattina vi presenteremo. Quando presento UPL, mi piace sempre sottolineare che siamo una multinazionale, sì, presente come vedete in 138 e più paesi, ma siamo produttori degli agrofarmaci e delle soluzioni che proponiamo. Non siamo solo distributori, ma produttori. E questo vuol dire che abbiamo un'attenzione particolare sulla qualità delle nostre formulazioni. Negli ultimi anni UPL ha cercato di dare particolare importanza a tutto il settore delle soluzioni sostenibili e proprio per questo è nata NPP, il cui acronimo sta ad indicare Natural Plant Protection, che è una business unit voluta fortemente da UPL per creare un pacchetto di prodotti che siano utilizzabili nell'agricoltura biologica. E per aumentare le risorse che possiamo investire per ampliare il nostro catalogo è stata proprio creata questa business unit, che si compone oggi di 9 stabilimenti produttivi, quindi 9 su quei più di 43 stabilimenti che abbiamo visto sono dedicati solo ed esclusivamente alle biosolutions, con un catalogo all'interno del quale oggi noi abbiamo già più
noi oggi abbiamo già più del 30% di prodotti registrati nel biologico all'interno del nostro catalogo, e siamo caratterizzati anche dall'avere 6 laboratori di ricerca e sviluppo e 7 stazioni sperimentali. Quali sono, di che cosa si compone MPP? MPP si compone di Cerex Agri, penso che sia il marchio che tutti voi conoscete da più tempo, ovvero sono tutti quegli stabilimenti all'interno dei quali produciamo le formulazioni a base di rame, zolfo e oli che hanno reso famosa UPL, in particolare per l'attenzione, come vi dicevo prima, alla qualità delle nostre soluzioni. Dal 2018, con la fusione del gruppo Arista all'interno di UPL, abbiamo acquisito gli stabilimenti Goemar, all'interno dei quali vengono prodotti e lavorati tutte le formulazioni a base di alghe. Quando parlo di formulazioni a base di alghe, queste includono sia le soluzioni biostimolanti, che poi nella seconda parte della mattina avremo modo di approfondire più dettagliatamente, sia le soluzioni a base del principio attivo laminarina, che deriva appunto dalla laminaria digitata. E sapete che noi abbiamo 2 marchi dedicati, Vacciplant e Plantivax, uno più dedicato per tutte le orticole, la frutta e la vite, e l'altro invece più dedicato ai cereali. Infine, negli ultimi anni ci siamo allargati, abbiamo acquisito anche il gruppo biochimico messicano, all'interno del quale vengono prodotti estratti vegetali, acidi umici e fulvici, e poi altre 2 stabilimenti, uno collocato in Francia, nel quale produciamo i bioinsetticidi, in particolare penso che il marchio Carpovirusine sia noto a tutti, quindi il virus della granulosi, ed infine abbiamo degli stabilimenti in India all'interno dei quali stiamo producendo metaboliti per il biocontrollo e biostimolanti, che vedrete poi arrivare nel catalogo nel futuro, nei prossimi anni. Terminata questa parte introduttiva, ci tengo a dire che vogliamo passare alcune ore piacevoli con voi, e quindi vi invito a rendere la mattinata particolarmente interattiva, sentendovi liberi di fare delle domande se siete interessati ad approfondire gli argomenti che tratteranno i nostri relatori. Quindi, al termine della prima sessione, avremo un po' di tempo dedicato alle vostre domande e curiosità, se ce ne sono. Lascio quindi la parola al dottor Stefano Foschi, che ci introdurrà nell'ambito del Pero di quelle che sono le sfide per il futuro della coltivazione del Pero. Buongiorno a tutti, ci tenevo a ringraziare la società OPL per l'invito che ha fatto, diciamo così, ad una pera che sono qui a rappresentare in qualità di coordinatore ricerca e sperimentazione. Diciamo così che una pera è un consorzio che credo la maggior parte di voi, ovviamente anche facendone parte, conoscano, per cui è un consorzio costituito da 25 strutture, diciamo, tra strutture produttive e commerciali, e quindi è una società molto, diciamo, molto variegata, e che mi ha chiesto, come vi si diceva poc'anzi, di coordinare tutte le attività di ricerca e sperimentazione. Per me è una bella sfida, diciamo così, che tutti assieme stiamo portando avanti in maniera molto, diciamo così, univoca e organizzata, per cui siamo all'inizio, siamo ben consapevoli che di tempo non ne abbiamo molto, per cui stiamo procedendo per quanto possibile a tappe, diciamo così, molto, molto spedite. Quando, diciamo, mi sono ritrovato a organizzare tutte queste attività, siamo entrati in un campo in cui, morale della favola, noi ci muoviamo dalla difesa all'NBT, al breeding, alla tecnica colturale, fino ad arrivare alla qualità al post raccolto. Fondamentalmente c'è da fare un po' di tutto all'interno, diciamo così, di questa struttura, di questo consorzio, per cui a livello di difesa, diciamo, i 2 target principali, le 2 problematiche sono la maculatura e la cimice, ma non solo, dopo parleremo anche di valsa. Per quanto riguarda l'NBT, ovviamente anche in questo caso qui si parla di resistenze alla maculatura in primis. Ci stiamo interrogando sul fatto che la pera non possa o non debba essere soltanto abate,
ovviamente la BAT siamo ben consapevoli che la dobbiamo salvare o comunque rilanciare, però ci stiamo interrogando anche sul fatto che ci possa essere qualcosa, come dire, di diverso. Per cui, diciamo così, tutto quello che riguarda la tecnica culturale, quindi l'impiantistica, è un qualcosa che noi dobbiamo approcciare, perché, come mi piace dire sempre all'interno dei nostri comitati tecnici, se noi facessimo l'esercizio di pensare che di non avere nessun problema di maculature e di cimice, per dirne soltanto due di quelli più gravi, facessimo l'esercizio di non aver problemi, probabilmente i nostri pereti, molti di essi non sono agronomicamente ed economicamente, diciamo così, sostenibili. Per cui, per quanto riguarda la maculatura, abbiamo attivato tutta una serie di attività che fanno. Una delle prime cose che mi sono ritrovato a dover organizzare è stato il fatto che abbiamo una linea di tecniche di gestione maculatura, e all'interno del nostro comparto tecnico ci si interrogava sulla valenza o meno della gestione del coticerboso come interramento rispetto alla riduzione dell'inoculo sulla maculatura. Per cui abbiamo attivato tutta una serie di attività. Noi considerate che uno degli obiettivi che abbiamo in una pera è di fare network, è di fare squadra, sia tra le strutture, sia tra le unità e centri di ricerca che ci gravitano, diciamo così, attorno. Per cui, grazie anche al Servizio Fitosanitario Regionale, al Consorzio Fitosanitario di Modena e Reggio Emilia, Rinova, Astra e anche all'Università di Bologna in questo caso, abbiamo portato avanti tutta una serie di attività che dopo vi farò vedere per quanto riguarda i risultati. Stessa cosa rispetto alla cimice, abbiamo attivato o portato avanti, proseguito attività che venivano da progetti che avevano un finanziamento regionale o più o meno privato, per cui abbiamo proseguito in questa attività. E la stessa cosa, come vi si diceva prima, un altro problema grande che stiamo approcciando, cerchiamo di avere qualche soluzione in itinere, ma comunque porteremo avanti in futuro, è anche il discorso della valsa, diciamo così. Per cui lì andremo sicuramente avanti e più nel dettaglio. Per quanto riguarda l'indagine sulla gestione del coticerboso, adesso qui ovviamente io vi devo fare un quadro rispetto al tempo che ho, più in generale cercherò di andare in dettaglio su alcuni punti. Grazie, diciamo così, innanzitutto grazie alle nostre strutture e poi in collaborazione con il Consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena e Astra abbiamo fatto un'indagine che abbiamo, diciamo così, aperto a circa un centinaio di aziende dislocate sui vari territori di coltivazione del pero, dove, e quindi Bologna, Ferrara, Modena e Ravenna, dove, diciamo così, l'obiettivo era quello di verificare l'efficacia dell'interimento del cotico sulla riduzione del danno da maculatura. Diciamo, questo era per dare un dato. Noi, uno degli obiettivi è anche quello di fornire dei dati solidi al nostro apparato tecnico e al nostro, diciamo così, e ai nostri agricoltori. Qui vi presento dei dati che sono poi dati emersi da chi all'interno della nostra base sociale è andato effettivamente a fare le prove in campo. Per cui non vi presento i dati del Consorzio Fito o di Astra, perché vanno comunque in linea con quelli che vi faccio vedere, ma, fra virgolette, anche con orgoglio, quelli dei nostri tecnici che sono andati in campo, hanno fatto, diciamo così, le attività. Nel caso di Fruit Modena Group hanno fatto un'attività, mi piace definirla top, perché sono andati, diciamo così, in campo a contare e a cartellinare, diciamo, 1000 frutti per ogni prova, diciamo così. Per cui nel caso specifico, in una prova che si trova nel Modenese con Abate Fettel su Sidò, con impianto, diciamo così, in piena produzione, in quel caso lì avevamo due parcelle, diciamo di circa 7-8 mila metri quadrati cada una, dove in una era stata fatta, questa, diciamo, era la strategia aziendale era cotico, diciamo, erboso trattato con il solfato ferroso in queste date, nell'altra è stata fatta la rottura del cotico in quella tempistica lì, ok? La difesa fitosanitaria è stata, diciamo, la stessa, univoca in entrambe le parcelle. Questa era semplicemente una foto per farvi vedere che poi all'interno di quei blocchi ne sono stati ricavati, diciamo, due più piccoli, perché comunque si considerava il bordo. All'interno delle parcelle dimostrative,
quattro aree di saggio, e qui diciamo viene fuori il lavoro grosso che hanno fatto i tecnici di Fruit Modena Group in questo caso, il fatto che sono andati a contare diciamo mille frutti all'interno di quelle quattro aree di saggio, li hanno contati, cartellinati, per cui sono sempre ritornati sugli stessi frutti, ok? La prova l'avevamo attivata diciamo un po' tardi, quest'anno la riporteremo avanti, probabilmente abbiamo in discussione all'interno del nostro comitato tecnico di fare anche dei rilievi prima, però abbiamo fatto due rilievi ad inizio agosto e a raccolta fondamentalmente. Per cui questi sono un po' i risultati che vi si riportano nel caso specifico, quindi i frutti che erano stati anche fra virgolette suddivisi fra maculatura laterale e maculatura calicina, sia per quanto riguarda la tesi sul fatto ferroso sia per quanto riguarda la rottura del cotico. Si partiva bene o male da un livello tendenzialmente un po' più basso rispetto alla rottura del cotico rispetto al solfato ferroso, ma la differenza si è avuta soprattutto nel momento in cui sono arrivate le piogge, diciamo dopo Ferragosto, quindi le piogge pre-raccolte, che purtroppo quest'anno comunque ci hanno permesso di non ottenere quel risultato, come dire, positivo che tutti tendenzialmente si sperava, diciamo così. Quindi questo era un po' l'incremento che si verificava, diciamo, tra una tesi e l'altra, semplicemente applicando la rottura del cotico piuttosto che in quel caso lì la sanificazione del terreno col solfato ferroso. Altre due prove che abbiamo fatto in questo caso è la struttura ApoFruit, che si è attivata, diciamo così, quindi con due prove, diciamo nel bolognese, una Galliera e una Baricella. Anche in questo caso qui le due prove, una era su sempre Abate, una su Cotogno e l'altra su Farold, impianti tendenzialmente, diciamo così, in piena produzione, perché comunque parliamo di impianti diciamo del 2000 e del 2014. In questo caso qui non eravamo sugli stessi impianti, ovviamente, perché poi non sempre si riesce a fare le cose. L'obiettivo nostro era avere una prova dimostrativa in campo, non tanto una prova sperimentale. Anche in questo caso qui, diciamo, i risultati sono abbastanza univoci, diciamo così. Si partiva da innanzitutto il primo rilievo, che è quello azzurro in entrambe le aziende. Si partiva con una situazione che già, fra virgolette, a inizio agosto, il 9 e l'11 agosto è stato fatto il primo, era già differenziata. Dopodiché le differenze mostrano sicuramente un effetto di quella della gestione del cotico erboso, che è abbastanza evidente. Vi ho, ripeto, mostrato semplicemente due casi, ma tutti quelli che in poche parole abbiamo monitorato anche con le strutture che vi si diceva prima, quindi il consorzio Fito e Astra, sono andati in questa direzione, quindi abbiamo avuto un risultato molto univoco. La cosa bella è, e mi piace dirlo, è che i nostri tecnici vanno giustamente orgogliosi di questa cosa qui, per cui anche chi ha partecipato al Campus Cloud che organizza il servizio Fito ha potuto vedere che non tanto era il tecnico di Assa che li ha presentati, ma in alcuni casi sono stati anche proprio i tecnici, diciamo, delle strutture, perché giustamente si sono innamorati, diciamo così, di un lavoro che hanno fatto fisicamente sul campo. Per quanto riguarda l'attività sulla cimice, allora considerate che io vi sto facendo vedere uno stato dell'arte a oggi, stiamo approcciando in questi giorni le nuove attività 2023 e la progettazione di nuove attività 2023, per cui ovviamente sia sulla maculatura che sulla cimice spenderemo molte forze e tendenzialmente anche in questo caso qui lo faremo anche grazie attraverso dei bandi che sta aprendo la regione. Qui non dico troppe cose, ripeto, innovative. Queste sono strutture che ovviamente molti di voi, essendo tecnici agricoltori, hanno, fra virgolette, hanno potuto vedere in campo, quindi stiamo verificando l'attività di cattura massale. Adesso vogliamo passare, una volta definita qual è la miglior, diciamo, tecnica di cattura massale, vogliamo anche capire se poi, oltre all'effetto psicologico che c'è in chi le va a monitorare, perché quando si catturano delle 300-400 cimici ogni volta l'effetto psicologico c'è, diciamo così, però vogliamo andare a verificare se poi l'effetto si traduce, diciamo così, in un minor danno, ok? E questo deve essere il passo ulteriore. Abbiamo attività anche in questo caso, abbiamo traslato
con l'attività definita push and pull abbiamo preso una, un'attività che avevamo visto, adesso io non ero ancora presente, in Piemonte, fatta sul nocciolo, per cui stiamo monitorando anche questo aspetto qui. Ovviamente tutte le prove che riguardano i prodotti che possano avere un'attività repellente su cimice, nel caso specifico, le stiamo monitorando. Però la cosa che mi piacerebbe farvi presente è che degli strumenti già li abbiamo, e mi piacerebbe che una volta che gli strumenti sono a disposizione venissero utilizzati, diciamo così. Per cui siccome avete speso tutti dei soldi all'interno del progetto cimice.net, che è terminato, però ha fatto sì che diciamo così, c'è un link dove ci si può collegare, si può vedere in base alla, fra virgolette, alla località in cui uno è interessato, si può vedere come si sviluppa, in poche parole, il patogeno in questo caso, e nelle varie anche forme, diciamo così, giovanili e quant'altro. Secondo noi questo è uno strumento interessante, perché comunque ci potrebbe anche permettere di posizionare al meglio quei pochi principi attivi che diciamo così abbiamo a disposizione e avremo a disposizione più nel futuro. Questa cosa qui, lo dico ai tecnici di una pera che sono qui presenti, la svilupperemo in incontri bisettimanali da martedì prossimo in avanti, per avere sempre al nostro interno la situazione aggiornata. Avremo un confronto e quindi di lì andremo avanti, perché comunque gli strumenti vanno affinati ma comunque utilizzati. Partendo, diciamo così, arrivando a tutto quello che è il New Breeding Technology, qui farò un excursus molto veloce. Ovviamente c'è la possibilità di inserire un gene di resistenza alla maculatura all'interno, diciamo, della specie pera. Ovviamente qui entriamo nel campo degli OGM, per cui ci sono tutta una serie di implicazioni anche, passatemi il termine, politiche, che non possiamo non considerare, diciamo così. L'idea è quella di il meccanismo che si sviluppa è, a livello scientifico, quello definito meccanismo dell'RNA interferente. Non voglio scendere nello specifico, semplicemente per dire che abbiamo essenzialmente due approcci. Il primo, che è l'approccio di induzione endogena, cioè vuol dire vado ad inserire il gene di resistenza all'interno di una varietà di un porto innesto. E nel caso della varietà siamo nel caso degli OGM, nel caso del porto innesto non siamo in un caso di OGM, diciamo così. L'altro approccio è un approccio di induzione esogena, cioè la teoria, che poi non è tanto una teoria e vi spiegherò fra poco il perché, è questa: se io posso, diciamo così, produrre dei prodotti commerciali a base di mRNA che, se vengono spruzzati sulle piante, attivano sulle piante un processo, diciamo così, di resistenza. Nel caso specifico, come una pera, giugno 2022, siamo, fra virgolette, letteralmente volati in America con anche una rappresentanza, diciamo, della regione, c'era anche il presidente della nostra regione. Abbiamo firmato un accordo di sperimentazione e ricerca con una ditta che si chiama Greenlight Bioscience, che è una ditta che lavora sull'industrializzazione, diciamo così, di questi prodotti, per cui siamo in itinere con questo processo. Nel caso specifico, gli americani, che ci hanno contattato anche l'altro giorno, per cui hanno mostrato anche interesse nel proseguimento, diciamo, di quello che è l'attività che abbiamo ipotizzato, comunque messo nero su bianco, sono bravi nell'industrializzazione del prodotto. Nel caso specifico, le nostre università, in questo caso, forniranno probabilmente la sequenza genetica che servirà, diciamo così, per sviluppare questi prodotti. Per cui siamo anche lì in itinere. Questa è la parte dell'induzione endogena. Adesso lì non mi fermo, siamo all'interno del pero, stiamo andando avanti con tutti i protocolli. Questa forse è la cosa più interessante, di trasformazione e rigenerazione, perché spesso nelle specie vegetali il problema non è tanto inserire il gene, ma è, da quelle cellule modificate, riavere una pianta, e quindi il processo di rigenerazione. Nel caso specifico,
magari provo già a rispondere alla domanda perché avete lavorato su Abate, su Conference o su Farold e non su un Cotogno, questi sono già dei risultati, cioè Abate, Conference e Farold 87 sono stati soggetti che hanno permesso, diciamo così, di l'inserimento del gene di resistenza e un protocollo, diciamo così, di rigenerazione abbastanza efficiente. Come vi si diceva prima, dal mio punto di vista, noi dobbiamo riguardare molto approfonditamente tutta quella che è la modellistica di impianto, perché non è più giustificabile un peretto del genere, diciamo così, dal mio punto di vista, perché non è economicamente sostenibile anche se non avessimo la maculatura. Ok, mentre dobbiamo andare sicuramente su, ci stiamo interrogando, anche le cose lì cambiano un po' tutti i giorni, perché all'inizio sembrava pareti strette, poi magari adesso nel momento in cui abbiamo queste botte di calore magari c'è anche chi ci dice la parete stretta magari anche più soggetta, diciamo così, a degli stress da caldo e quant'altro, per cui stiamo mettendo in impianto delle prove sperimentali e anche presso strutture di una pera con nuove varietà e considerando anche il fattore, diciamo, tipo di pianta. Di sicuro non possiamo più avere nelle nostre aziende delle situazioni del genere, perché paradossalmente abbiamo delle piante di pero che muoiono perché gli diamo poca acqua. Spero che non si senta troppa acqua, chiedo scusa. Spero che non si sia sentito al di fuori di quella porta lì, perché magari davanti all'opinione pubblica non faremmo, diciamo così, non daremmo un grande messaggio. Per cui dobbiamo migliorare in tutte queste, diciamo così, cose che magari nel passato, mi permetto di dire, abbiamo un po' tralasciato. All'interno del progetto Irrigate abbiamo tutta una serie di attività. La cosa bella è che stiamo andando a monitorare, lo faremo sempre di più, dove, in poche parole, si trovano le nostre radici, per andarle, fra virgolette, a irrigare meglio e quindi non sprecando acqua, né dandone troppo, ma neanche dandone troppo poca. L'idea è proprio quella di non arrivare a questa situazione dove, diciamo, l'acqua dovrebbe stare tra la linea verde, che è, diciamo, la soglia inferiore, e la linea rossa, che è la soglia, diciamo così, di intervento, e noi ci trovavamo in quel caso specifico lì che eravamo tendenzialmente sempre sopra. Per cui è una cosa, ripeto, che non ce lo possiamo più permettere, né dal punto di vista anche economico a sto punto, perché comunque l'acqua costa, è un costo anche darla, per cui dobbiamo migliorare in questo. Ho gli ultimi minuti, per cui spero di essere nei tempi. Nel corso del 2022, ma era una cosa che era già stata portata avanti in questo caso dalle OP che facevano riferimento al gruppo Opera, ma quest'anno l'abbiamo estesa al, diciamo, a tutto il gruppo Unapera, ovviamente, abbiamo monitorato diciamo, la maturazione dell'abate nell'ultimo mese da inizio raccolta, tendenzialmente ipoteticamente un mese prima della raccolta, per arrivare alla raccolta. L'obiettivo erano quelli che vedete qui, per cui ovviamente effettuare la raccolta al giusto momento, soprattutto dare omogeneità alle partite e innalzare ovviamente la qualità e migliorare ovviamente anche la gestione magazzino. Quest'anno l'abbiamo fatta su circa 66 aziende, abbiamo fatto, diciamo così, dei prelievi settimanali dall'8 di agosto con tutta una serie di attività. Qual era l'obiettivo? L'obiettivo, quando vi si dice effettuare, diciamo, la raccolta al giusto momento, questi erano i dati che, fra virgolette, abbiamo ereditati dal 2016 al 2018. Si vede che passando, diciamo, dalla data di inizio agosto a quella, diciamo, di 5-10 di settembre, si aveva un incremento, diciamo così, di un certo tipo, di un certo livello sulla spezzatura dei frutti. Ovviamente lo conosciamo, però vederlo nei numeri e magari anche tradurlo in quintali per ettaro non è una cosa banale, ok? Per cui anche aspettare, diciamo così, 5-10 giorni rispetto a quello che era una programmazione aziendale oppure uno strumento che si voleva dare, era: un agricoltore ha qualche appezzamento di abate, deve giustamente organizzare la sua
manodopera, in funzione del fatto che poi di manodopera non è che ce ne sia così tanta, ok? E poi con un livello professionale che voi meglio di me conoscete, l'idea era quella anche di dire qual è l'appezzamento che magari devi iniziare a raccogliere prima piuttosto che dopo. È chiaro che il futuro, secondo me, sarà quello di andare a vedere l'indice, diciamo l'indice DA, che è un indice di maturazione fisiologica dei frutti, che è quello che vogliamo fare di qui in futuro, cioè capire, oltre alla piazzatura, ovviamente andare a vedere cosa questo frutto ci sta dicendo in termini di maturazione fisiologica. L'ideale di qui in avanti sarà anche quello di capire qual è la vita ipotetica, ci sono degli algoritmi che si stanno sviluppando, del nostro prodotto dalla raccolta anche in post conservazione, questo per migliorare, come vi si diceva, la gestione nel post. Ovviamente la durezza è uno degli indici, questi siamo sempre ancora nei risultati che abbiamo, fra virgolette, che abbiamo ereditato, quindi la durezza vedete che ha un andamento ovviamente in calo, però bisogna capire, ripeto, raccogliere una pera a 7,20 o a 6 c'è la sua differenza in termini di pezzatura, maturazione fisiologica e anche di qualità. Questa è un'analisi, diciamo, di due aziende, tra l'altro vicine, che potete vedere. Quindi allo stesso momento in due aziende vicine ci trovavamo, diciamo, che un appezzamento partiva da 6 e uno che era distante qualche chilometro era 7,5. E magari la pezzatura era migliore in quello, diciamo, dove era 6 piuttosto che in quella 7,5. E l'idea era, cerchiamo di, qui sicuramente dovevamo aspettare, diciamo così, per cui abbiamo aspettato che la curva degradasse. A un certo punto siamo arrivati a raccogliere, questa è la data di raccolta, a 5,38 e 5,3. Come potete vedere, abbiamo raccolto allo stesso livello di durezza, ma tra i due campi c'erano esattamente 14 giorni di differenza, ok? Per cui questo ci deve aiutare, diciamo così, in futuro a, in poche parole, tarare meglio l'epoca di raccolta. Questo è un dato sui BRICS. Ovviamente il BRICS è un po' saltellante perché noi lo facevamo su 20 frutti, ok? Quindi 20 frutti possono essere, abbiamo una metodologia abbastanza consolidata, però diciamo che i 20 frutti possono essere, come dire, dare un dato ballerino. Questa era la raccolta, noi comunque abbiamo proseguito anche dopo la raccolta, in questo caso ne abbiamo fatto uno solo, in questo caso ne abbiamo fatti tre, per vedere cosa succede anche a livello di qualità. La proposta che all'interno di una pera, diciamo, stiamo portando avanti è quella di aprire questo protocollo, diciamo così, di gestione, di monitoraggio, anche in questo caso l'hanno fatto i tecnici, per cui ancora un grazie a chi è andato in campo e che si è fatto un discreto mazzo per recuperare tutti questi campioni, fare l'analisi e darci dati. Però in questo caso l'idea era quella di aprire, ovviamente gradatamente, alle strutture che volessero controllare lo stato di maturazione, diciamo così, dei loro frutti in, diciamo, nella raccolta 2023. E lo step ulteriore sarà proprio quello di andare a verificare se a diversi momenti di raccolta poi corrisponde, in poche parole, un decorso, diciamo così, in conservazione, in posto che ho comunque nella shelf life, ovviamente diverso, sia in termini di tempi che di problematiche dovute ai vari riscaldi e quant'altro. Io ho terminato, spero di essere stato abbastanza chiaro, comunque dopo nella fase, diciamo, di discussione magari ci ritorneremo sopra. Grazie. Ringraziamo il dottor Stefano Foschi, che direi che con la sua presentazione ci ha dato davvero tantissimi spunti, soprattutto abbiamo visto per la pera del futuro, prima di tutto conoscere meglio l'agronomia, quindi dedicarsi nel caso della maturatura bruna anche alla rottura del cotico erboso, che abbiamo visto diventa un elemento fondamentale, ma una maggiore attenzione a quelli che sono tutti i processi che portano a una migliore qualità, una miglior produzione sia in termini sanitaria che qualitativa che anche produttiva, come diceva giustamente,
E infine abbiamo visto questo spiraglio sul futuro, quindi l'uso delle tecnologie, sia i sensori che sono sempre più moderni e che ci danno sempre una maggiore mano, sia l'introduzione di queste nuove tecniche che sfruttano anche i nuovi studi sulla genetica. In quest'ambito ci veniamo ad inserire noi, quindi tra il presente e il futuro degli studi genetici ci inseriamo noi, UPL, con la presentazione del dottor Gianluca Vandini, che ci illustrerà le caratteristiche dei nostri formulati per la difesa, in particolare da maculatura bruna. Buongiorno a tutti, Gianluca Vandini di UPL, la maggior parte di voi mi conosce molto bene. A me il compito di parlarvi di quelli che sono stati gli strumenti che abbiamo impiegato in questi ultimi 3 anni nell'ambito di un progetto di difesa che voleva sviluppare tecniche innovative per contrastare la maculatura bruna, e come ben sappiamo è diventato un fenomeno estremamente grave, poco controllato e molto preoccupante nell'ambito della pericoltura. Questo progetto appunto si è incentrato sull'impiego di 2 formulati in particolare, sono i 2 che vi esporrò oggi, la verità 3 formulati, 2 molecole. Una di queste è la dodina, che è stato il principale protagonista, formulato in 2 diversi modi, sono quelli che sono presenti sul nostro catalogo, molecola non nuova ma che noi abbiamo acquisito grazie all'acquisizione di Arista, e quindi per noi effettivamente una molecola che era da scoprire, da rimettere a punto, in qualche modo da rinnovare e ristudiare, ed è quello che abbiamo fatto. E poi uno dei nostri formulati base rame, il rame invece è una delle nostre molecole tradizionali, forse il più sofisticato di tutti, che è il Selecta Dispers. Vi dirò poi per cosa era nato e come lo abbiamo sviluppato, ma iniziamo subito dalla dodina. La dodina è una molecola che ha la mia età, quindi non è giovane sicuramente, non lo sono io, è ben nota, ma aveva ancora molte cose che non erano ben chiare, e in ogni caso è stata riformulata in questi ultimi anni dando ai suoi formulati appunto delle caratteristiche diverse da quelle del passato. Sono stati resi più docili in qualche modo, più miscibili, più utilizzabili, con meno problematiche. Sul catalogo sono principalmente presenti 2 formulati, uno granulare che è il Silit 65, Silit è il nome con cui noi battezziamo i formulati a base di dodina, e il Silit 544 SC, che è l'ultima versione liquida, vi dico l'ultima perché è stata preceduta storicamente da altre 2. Da un punto di vista formulativo la più moderna, diversa per coformulazione, diversa per molte caratteristiche, e oggi molto simile anche come capacità di impiego al formulato Bouguet, senza particolari problemi. È una guanidina, la dodina, molecola ben conosciuta da molti anni, nonostante tutto il suo meccanismo d'azione è classificato sconosciuto, o meglio, è sicuramente noto, o quasi sicuramente, mancano alcuni dettagli che la fanno ancora classificare come fungicida a meccanismo d'azione sconosciuto. In realtà è un disgregatore delle pareti cellulari, ed è questo il modo in cui devitalizza i patogeni. Vi ho detto dei formulati, le dosi sono chiaramente diverse, apportano anche quantità diverse di principio attivo, hanno caratteristiche diverse ad oggi in merito al periodo di utilizzo, soprattutto al loro PHI, il tempo di carenza. Sono 40 giorni per il formulato Bouguet, 60 giorni per il formulato liquido. Speriamo di uniformarli un giorno. Differiscono anche per il numero di applicazioni su Pero. Il 65 Bouguet è limitato a 2 sole applicazioni all'anno, non c'è invece limite nel numero di applicazioni per quanto riguarda il formulato liquido, il 544 SC. C'è un'ulteriore differenza che qui non è riportata. Nel frattempo il formulato Bouguet è stato registrato, quindi è inserito proprio il target specifico maculatura in etichetta, mentre questo verrà inserito più avanti per quanto riguarda la formulazione liquida. Detto questo, ve la faccio vedere la molecola, eccola qua. È una molecola molto particolare, è divisa nettamente in 2 parti da un punto di vista chimico-fisico. Ha una testa polare, quindi idrofila, e una coda invece completamente apolare, quindi affine ai lipidi, lipofila. Questo le permette di potersi orientare nello spazio in modi diversi. Quando deve attaccare il bersaglio, il patogeno, funziona come una specie di chiodo. La parte lipofila affine alle cere si infigge nella cuticola della parete cellulare del patogeno, prendendo il posto delle molecole, poi vi farò vedere un filmato, delle molecole che costituiscono normalmente la parete cellulare. La vanno a minare letteralmente e poi a disgregare, quindi a spezzare in più punti, provocando la morte del patogeno.
È lo stesso modo in cui, tra l'altro, si fissa sulle foglie e sui frutti, quando noi la distribuiamo come metodo di difesa. Utilizza questa fase lipofila proprio per andarsi a legare strettamente alle cere delle cuticole e quindi essere letteralmente indilavabile, inamovibile. È particolare, non è né un fungicida di contatto, né un fungicida sistemico, né un citotropico. Rimane tra le due fasi, quindi è a sé stante anche per quanto riguarda queste caratteristiche. Questo è uno schema in cui vedete quei pallini rossi che rappresentano proprio le molecole di dudina infisse nella membrana. Vi faccio ora vedere un filmato, spero di riuscire a beccare il modo di farlo partire, peraltro. Sillit, che è all'interno della foglia, entra in contatto con il fungo e penetra nella sua membrana cellulare. La struttura molecolare di sillit è simile a quella della membrana, per questo la membrana lo assorbe facilmente. Sillit causa il collasso della membrana e ne distrugge la struttura. L'evoluzione del collasso può essere osservato al microscopio. Appaiono alcune ernie che crescono, si espandono ed esplodono, causando la lisi della membrana e la morte del fungo. Eccolo qui, questo è un altro esempio, questa è una foto, vedete le conseguenze dell'attacco della dodina. Sulla parte di destra vedete che ha completamente disseccato il suo bersaglio, mentre è ben vitale sulla parte di destra, sulla parte di sinistra, come potete ben vedere. Questa è una foto al microscopio, appunto, tra non trattato e trattato dodina. La dodina ha una spiccata azione preventiva. Attenzione, molto spesso in passato è stato usato su alcuni target su cui effettivamente funziona molto bene anche in curativo. Quindi ha effettivamente questo tipo di possibilità. Non è il caso della maculatura bruna. Fungo peraltro che attacca con modalità strane utilizzando degli enzimi per disgregare il punto di entrata, per cui una volta che è attaccato non c'è modo di tornare indietro, il danno è fatto. Per cui questo fungo va affrontato in modo spiccatamente preventivo. Quindi stiamo parlando in questo caso di un impiego della molecola in modo assolutamente ed esclusivamente di tipo preventivo. Quindi la molecola come agisce? Una parte è all'esterno della cuticola, libera, e una parte, appunto, come vi dicevo, è fissata sulla cuticola ed aspetta letteralmente l'attacco del suo bersaglio per poterlo colpire. Un'altra quota penetra all'interno delle foglie ed è quella che agisce eventualmente sul fungo una volta che questo sia penetrato. Vi dicevo, una volta acquisita questa molecola, acquisendo appunto un'altra società, abbiamo voluto riesaminarla e ritararla completamente, andando a verificare quelle che erano le sue caratteristiche. Ad esempio, come agiva la temperatura sulla efficacia della dodina. Abbassandosi la temperatura andava di più o di meno, alzandosi cosa succedeva? Ci serviva per andare a collocare la molecola in un punto ben preciso del nostro piano di difesa strategica, chiaramente. Quindi questo ci era indispensabile per capirla. E abbiamo fatto delle prove molto specifiche. Abbiamo notato questo effetto, questo grafico che vedete. Vedete che partendo da destra e andando a sinistra la temperatura cala, passiamo da 20 gradi a 12 a 4. Il picco verde di efficacia si alza, vedete, arrivando al 100%. Apparentemente sembra che la molecola funzioni di più man mano che la temperatura si abbassa. Non è così in realtà. In realtà l'efficacia della molecola cala al calare della temperatura, ma quello che cala in misura ancora maggiore è la virulenza del fungo. Cioè il fungo a bassa temperatura è talmente poco virulento, cala talmente tanto nella sua capacità d'attacco, mentre la molecola conserva, pur calando leggermente, un potenziale fungicida talmente elevato da annientare completamente il fungo che attacca. Quindi vedete che a bassa temperatura l'efficacia finale, il risultato combinato virulenza efficacia della molecola fungicida, è favorevole e fa sì che ci sia una maggiore attività della dodina nei confronti della maculatura bruna. Per cui sicuramente l'impiego a bassa temperatura è un impiego che la vede fortemente avvantaggiata e quindi la colloca in una fase iniziale senza tanti problemi. Allora, il dilavamento sul computer sarebbe terribile, mentre vediamo molto bene che il dilavamento sulla dodina ha avuto effetti estremamente blandi, in effetti molto positivi. Come vi dicevo, è in grado di fissarsi in modo molto saldo, grazie, ha evitato il disastro, ha salvato tutto e il convegno anche,
vi dicevo appunto, la molecola si salda, si fissa letteralmente con la sua parte lipofila alla cuticola, impedendo il dilavamento della stessa. Vediamo qui in questo test come dopo 24 ore praticamente la molecola sia fissata completamente e non ci sia, all'aumentare del dilavamento, non so se il puntatore funzioni, dilavamento zero, vedete 20 mm, 80 mm. Il calo, soprattutto tra 0 e 20, praticamente è irrisorio. Per cui la molecola è completamente fissata e una pioggia di 20 mm non determina alcun tipo di dilavamento. Solamente 80 mm d'acqua, equivalente a un uragano più o meno, è in grado di far calare appena appena, non molto, un 10%, il livello di efficacia. Comunque gran parte della molecola rimane dove l'avevamo messa ed è ancora in grado di proteggere la pianta. Vedete che già dopo 6 ore quel calo è leggermente più marcato nella parte di sinistra, ma non molto marcato. Quindi a distanza piuttosto breve dal momento di applicazione, gran parte della dodina è già fissata, è già in grado di dare un'efficacia e quindi di rispondere prontamente a quello che è l'aggressione eventuale. Chiaramente noi il trattamento abbiamo detto che lo dobbiamo fare in modo preventivo, molto spesso viene fatto in previsione di pioggia, ma è più che sufficiente trattare mezza giornata prima, neanche il giorno prima. Quindi è estremamente in grado di proteggere le piante anche a distanza ravvicinata dall'evento piovoso, senza grandi problematiche. Ultima caratteristica, che spesso è stata critica per la dodina in passato, la miscibilità. I vecchi formulati, soprattutto liquidi, avevano indubbiamente dei problemi di miscibilità. Li conosciamo tutti, sono ben noti. Questi test sono stati rifatti chiaramente con i formulati aggiornati, attuali, sia il Vughe, che particolari problemi non ne ha mai avuti, sia il formulato liquido, che è quello che vedete qui. Le performance dei due formulati ad oggi sono praticamente identiche dal punto di vista miscibilità. Quel che posso fare col Vughe posso fare con l'SC. L'unica cosa che è una caratteristica inderogabile della molecola dodina, comunque io la formuli, è la sua capacità di produrre schiuma. È un formulato schiumogeno, qualunque formulato base dodina. Quindi io so di dover usare l'antischiuma. Questa è una cosa che, conoscendola, mi permette di eliminare il problema. Metto l'antischiuma prima e ho un problema tecnico risolto. Quindi l'impiego dell'antischiuma assieme alla dodina è fortemente consigliato. Nell'ambito di questi test sono emerse solo due problematiche molto serie, una delle quali già note, l'altra era nuova, ed è stata la impossibilità o quasi di miscelarlo col fosetilalluminio o fosfonato d'alluminio, come si dovrebbe chiamare chimicamente, quello è il suo nome chimico. L'altro era nuovo ed è quello col fluazinam, con cui è assolutamente incompatibile nello stesso contenitore. Non parliamo di incompatibilità in pianta, io li potrei fare uno sull'altro senza problemi. Non li posso mescolare, reagiscono assieme e danno origine a dei fenomeni abbastanza spettacolari e fastidiosi. Questa è la stessa tabella che vedete per il 65. Se avete notato, non avete quasi visto variazioni, a testimonianza della loro identicità. In conclusione della questione dodina vi devo dire che, allora, dal punto di vista temperatura abbiamo potuto verificare che la molecola è efficace anche a bassa temperatura, quindi si colloca molto bene anche nelle fasce, diciamo, iniziali delle strategie di difesa, dove spesso ha a che fare con temperature basse e dove spesso questo può rappresentare un limite. Non ho più tempo? Ok. No, vedevo che mi fissavi, mi stavo preoccupando. Per quanto riguarda il dilavamento, abbiamo visto che dopo 24 ore praticamente l'efficacia non è assolutamente toccata da qualunque livello di precipitazione e che già dopo 6 ore il grado di fissaggio della molecola è molto elevato e quindi non mi pone dei particolari problematiche. Sono in grado di utilizzare la molecola anche quasi in emergenza, diciamo in prossimità di un evento piovoso. Dal punto di vista miscibilità, i formulati moderni non hanno più le problematiche del passato, possiamo utilizzarli con la maggior parte degli agrofarmaci impiegati nella difesa, fatto salvo ciò che era già noto o che è divenuto noto appunto più di recente. Quindi non posso usarlo con fosetile, non posso usarlo con i formulati a base oleosa, ma questo è scritto chiaramente sulle etichette da sempre, non posso usarli in miscela col fluazinam. Sottolineo che la miscela tecnica col fluazinam non ha alcun senso praticamente, quindi sarebbe del tutto assurda da un punto di vista fitoiatrico, però ecco, da un punto di vista fisico-chimico non è possibile farlo. Veniamo, sono le ultime due diapositive, al secondo formulato, formulato Selecta Disperse. Questo è il più particolare dei formulati rameici che caratterizzano da sempre la produzione
che fu di Cerex Agri, poi di UPL, negli anni più recenti. Sapete che il rame è una nostra grande tradizione. Questo è un formulato di rame ad altissima selettività che nacque per l'impiego in vegetazione sulle drupacee. Erano gli anni dei grandi problemi con lo xantomonas, con le batteriosi delle drupacee, e noi creiamo questo formulato per poterlo utilizzare con tranquillità in quel contesto, appunto, dove il rame in genere produce più danni forse di ciò che va a curare. Select Disper ci permette di utilizzarlo in qualunque ambito o quasi, senza problematiche di sorta legate all'impatto del rame. È un formulato diverso da un punto di vista formulativo, chimicamente è un solfato tribasico di rame, ma è formulato in modo e maniera da modificare e rallentare fortemente l'emissione degli ioni rame. E questa è la via per cui viene ottenuta questa selettività. Vi faccio vedere un unico grafico, che è questo, dove in ambiente ad acidità crescente, spostandomi da sinistra a destra, potete vedere il diverso comportamento di diversi composti del rame. Il primo che vedete è un ossicloruro, poi vedete la linea gialla che è un idrossido, e quella linea verde quasi parallela all'asse X, assolutamente indifferente all'aumentare dell'acidità, è proprio Select Dispers. Sapete che l'aumento dell'acidità provoca una sorta di esplosione dei vari sali e composti di rame, liberando tutto il rame che è contenuto. Vedete che il primo a cedere qui è l'ossicloruro, che già a livelli di acidità piuttosto bassi esplode e cede tutto quello che ha, poi scoppia l'idrossido. Vedete che invece il Select Dispers continua la sua corsa anche su livelli di acidità molto elevati, senza andare a variare quella che è la quantità di ioni emessi, e quindi a testimonianza di una gradualità e soprattutto di una selettività ottenuta anche in situazioni molto molto critiche. Io ho concluso qui, vi ringrazio moltissimo per l'attenzione, cedo la parola al dottor Cristiani e prima ancora a Lucia Piccinini, che vi farà vedere come abbiamo coniugato questi strumenti tecnici nell'ambito di un progetto di difesa ben delineato in questi ultimi 3 anni. Grazie e buongiorno di nuovo. Grazie al dottor Vandini che ci ha presentato la carta d'identità di questi due formulati, Selecta Dispers e Sillit, che vedete sono caratterizzati dal marchio R, quindi sono formulazioni di proprietà esclusiva UPL. Proseguiamo la nostra chiacchierata di questa mattina con la presentazione del dottor Claudio Cristiani, che col centro di saggio dei Consorzi Agrari d'Italia in questi anni ci ha supportati in tutte le ricerche che abbiamo fatto, e con anche la collaborazione del dottor Ponti, che è qui presente, perché gli abbiamo fatto studiare Sillit e Selecta in tutte le forme, partendo da prove prima di efficacia ad arrivare fino ad una prova di strategia. Lascio quindi la parola al dottor Cristiani. Buongiorno a tutti. Ringrazio innanzitutto l'UPL per l'occasione che mi ha dato oggi, e ringrazio anche per gli anni trascorsi insieme, perché con Gianluca ha perseverato su questa dodina. La dodina è vecchia come me, nel senso, quando io ho iniziato a lavorare 40 anni fa si faceva già la dodina, per cui, ed era già alcuni anni che si faceva, quindi stiamo riscoprendo dei prodotti che sono molto datati. Andiamo a vedere. Allora, qui chiaramente abbiamo fatto le prove in aziende dove tutti quei concetti che prima il dottor Foschi ha espresso, secondo me a ragion veduta, nel senso che la maculatura va combattuta non solo con i prodotti chimici, ma anche e soprattutto con degli interventi agronomici, in particolare la rottura del cotico. Io ci ho sempre creduto, anche perché tanti anni fa, quando ci trovavamo negli anni 80-90 ad avere dei problemi di maculatura, la prima cosa che facevamo era la rottura del cotico. Sappiamo, poi dopo sono stati fatti dei lavori sperimentali sia in Italia che all'estero su tutto quello che è la problematica delle graminacee e discorrendo, quindi la rottura del cotico in questa azienda non è stata fatta. Eravamo in una zona molto attaccata alla zona del Basso Ferrarese di Coparo, quindi con inoculo, perché le prove le facevamo sempre nella stessa azienda, quindi con inoculo enorme, e facevamo, molto importante anche questo, gli interventi a turno fisso ogni 7 giorni, cosa che non è proprio la cosa migliore da fare a pieno campo. Noi siamo centro di saggio, abbiamo diverse prove da fare, e chiaramente andare in pre-pioggia quant'altro diventa difficile, quindi praticamente andiamo quasi a turno fisso.
L'altra cosa che vorrei dire è un po' la storia di questa dodina, perché a casa nostra, allora eravamo ancora consorzio agrario dell'Emilia, operavamo solo in Emilia Romagna, nel 2018 un nostro tecnico qui presente, ma non facciamo nomi, ma molti di voi lo conoscono, si trovò a dover avere un'azienda agricola col 70, a giugno col 60-80% di maculatura su abate, cioè erano le prime avvisaglie di qualcosa che non stava funzionando. Se ricordiamo gli anni precedenti a questa data, la maculatura non era presente nei nostri frutteti, se ci pensate. Io ho tanti anni che faccio delle prove, ma i testimoni delle prove di allora avevano un 10%, un 15%, un 8%, praticamente erano prove quasi inutili da fare. Nel 2018 a casa nostra, probabilmente a casa anche da qualcun altro, abbiamo avuto delle avvisaglie molto importanti di attacchi di maculatura. Era i tempi in cui si facevano 10-15 captanio dietro fila, chi è del settore sa tutte queste storie. Allora l'anno dopo, nel 2019, noi dovevamo prendere delle decisioni, perché una struttura come la nostra, come tante di voi, se non pongono dei rimedi a casa degli agricoltori, a casa degli agricoltori non ci vanno più. Allora noi cosa abbiamo fatto? Adesso dico una cosa che qui magari c'è anche la regione, non ama tanto, cioè sapete che c'era anche allora la diatriba tra dire che la maculatura era causata da Stenfilium o da Alternaria. Cioè Riccardo, passami questo, è stato tanto contestato questo. Allora cosa abbiamo fatto? Dato che in Alto Adige la maculatura l'alternaria sulle mele era controllata dalla dodina, abbiamo detto, ma chissà mai se la dodina funziona anche sulle pere. Vi racconto questa storia perché la dodina una volta non si usava assolutamente su pero. Su pero la usavamo solo per la ticchiolatura, non la maculatura. Quindi la dodina per tutti noi, secondo me anche noi, ma anche voi, è stata una scoperta di questi ultimi anni. Allora cosa abbiamo detto? L'UPL c'è stato un po' dietro e ci ha aiutato, ci ha supportato in queste prove, perché se l'UPL avesse detto io il Silit non lo registro per la maculatura delle pere, noi potevamo fare tutte le prove che volevamo, ma questo prodotto ad oggi non era nel target, non aveva come etichetta la maculatura delle pere. Questi sono aspetti importanti, perché noi ci troviamo oggi già con la strada spianata, ma la strada allora, nel 2019-2020, l'ho voluto raccontare, non era spianata. Allora nel 2020 abbiamo cercato di mettere in prova quello che avevamo visto nel 2019 a pieno campo, che ci aveva dato qualche risultato, cioè l'integrazione della dodina nel nostro programma di difesa a pieno campo aveva dato qualche risultato positivo. Però le prove a pieno campo non si fanno, bisogna a questo punto fare anche delle prove parcellari dove ci sono anche tutti i termini statistici poi per arrivare alle conclusioni. Nel 2020 abbiamo iniziato a studiare la dodina con il programma delle finestre, anche qui è stata un po' una cosa che ci siamo inventati. Perché? Perché praticamente la finestra è un periodo di tempo fatto da 5-6 interventi in cui noi utilizziamo il prodotto studio, mentre prima e dopo vedrete i protocolli, facciamo una difesa standard. Okay? Questo aspetto delle finestre l'abbiamo cercato di introdurre in queste prove proprio per capire qual è il timing esatto per utilizzare la dodina. Prima Vandini diceva che la dodina è molto legata anche alle temperature. Dopo vedrete, come conclusione di quello che sto dicendo, anche che ci sono dei periodi nell'anno, nella strategia di difesa del pero, che è meglio utilizzare la dodina rispetto ad altri. Quindi questo concetto delle finestre l'abbiamo utilizzato nel 2020, ma anche nel 2021 e così via. Nel 2022 invece, avendo avuto questi due anni in cui si iniziava a vedere dei risultati positivi della dodina, abbiamo voluto non più fare delle prove inefficace con le finestre, ma introdurre il discorso delle strategie di intervento dove inserire anche la dodina. Poi da ultimo vi farò vedere un'esperienza sulla Selecta Disper, ma adesso veniamo al discorso della dodina, che è molto più importante a mio avviso. Allora, queste nel 2020 erano le tre finestre applicative. La prima finestra, vedete le date, 8 aprile, 9 maggio, 5 trattamenti. Seconda finestra, 18 maggio, 26 giugno, 6 trattamenti. Terza finestra, 2 luglio, 30 luglio, 5 trattamenti.
Il protocollo prevedeva questo, l'ho già detto anche prima, un testimone assoluto, un testimone relativo non trattato durante il periodo della finestra e l'applicazione inefficacia in questo periodo delle finestre del Silly 544 a queste dosi, e si era aggiunto anche il Malvin, che poi è capitano della società UPL. Prima e dopo ogni finestra la linea difesa chimica convenzionale era uguale per tutte le tesi. Questa è la metodologia. Andiamo a vedere subito i risultati. Allora, qui ci troviamo sempre nell'annata 2020, questo è il grafico dell'andamento meteo, soprattutto anche dei picchi di fuorisita, delle spore, della maculatura, cioè vedete che c'è stato un primo periodo in cui c'era la presenza delle infezioni, però era abbastanza basso. I picchi alti c'erano nel periodo che andava dal 20 di maggio al 28 giugno e anche in luglio. Qui eravamo nella zona del Basso Ferrese, appunto, come già detto prima, di Coppa. E i risultati sono questi, li potete leggere, cioè praticamente nella prima finestra vediamo subito l'attività che ci dà la dodina, ancora meglio la dodina col captano. Ecco, sul discorso del captano, qui ci trovavamo in un'azienda monitorata anche dall'università, dalla dottoressa Colina, dove non c'era problematiche col captano. Sapete che in altre aziende invece il captano ha creato del non controllo della maculatura, in questo caso invece aveva la sua attività, difatti dimostra un minore grado di attacco dei frutti dove viene inserito anche il captano. Comunque la dodina già qui dimostra una buona attività. Però siamo di fronte a un testimone ancora abbastanza basso in questo periodo. Andiamo a vedere la seconda finestra. La seconda finestra saliamo all'80% di frutti colpiti in questa azienda nel 2020, quindi una cosa veramente impressionante come attacco di maculatura. E abbiamo il nostro testimone relativo, e nella seconda finestra dove abbiamo applicato la dodina dal 18 maggio al 26 di giugno, questi sono i risultati. Vedete che, allora, un risultato di pieno campo con un 34% di danno voi non lo accettate, ma a livello di prova qui vuol dire che la dodina sta funzionando rispetto a un 80% del testimone. Poi qui non è stato fatto il grado di efficacia Abbott, ma considerati i numeri sono più impressionanti vedere i numeri, diciamo, di attacco dei frutti, a mio avviso. Comunque vedete che qui conferma nella seconda finestra. Qui eravamo di fronte a un attacco molto forte in questo periodo di maculatura, ci trovavamo in questo periodo. Vedete che qui sta funzionando. Andiamo a vedere la terza finestra, cioè praticamente abbiamo applicato il prodotto anche dal 2 luglio al 30 di luglio, con un testimone assoluto che superava il 90%, e qui vediamo già un risultato importante, cioè che la dodina non funziona più, cioè abbiamo un 66-74% di attacco. Quindi in questo periodo tardivo già avevamo capito che la dodina non andava usata, perché non ci dava quei risultati che avevamo visto prima. Quindi conclusioni: nella prima e seconda finestra del 2020 buoni risultati nel controllo della maculatura, nella terza finestra i risultati sono insufficienti, e quindi già qui avevamo qualche indicazione. Poi è arrivato il 2021. Il 2021 c'è questo da dire, questa tabella gialla è molto significativa, nel senso che vi ricordate tutti che in aprile ci sono state le famose 5-6 nottate di gelate, qui siamo andati in questa zona anche meno 7, quindi praticamente i frutti erano rimasti quasi niente. Abbiamo voluto, e quindi i dati che vi faccio vedere un po' sono sicuramente stati inficiati dalla mancanza di frutti, però volevamo raccogliere lo stesso dei dati, perché perdere un'annata spiaceva a tutti. Quindi abbiamo fatto la nostra prova comunque, testimone assoluto, testimone relativo, qui c'erano la Silit da sole, il Silit più il Pyrus, che è esatto, adesso mi sfugge il principio attivo, e in prima finestra, oppure il Sercardis in seconda finestra. L'ultima tesi aveva il Silly 544 più il Malvin, cioè il captano,
E qui è la stessa discorso di prima, prima e dopo le finestre la difesa chimica era uguale per tutte le tesi. Andiamo a vedere i risultati. Qui era il grado di attacco che c'è stato nella zona appunto di Copparo in quest'annata, nel 2021, e qui si conferma. Allora, qui ripeto, abbiamo raccolto i dati, ma i frutti erano veramente, veramente pochi, per cui abbiamo cercato comunque di raccogliere dei dati, di avere una tendenza di risultato, e vediamo che comunque nella prima e seconda finestra, vedete gli istogrammi, un'azione rispetto al testimone non trattato, la dodina continua ad averla anche in una condizione di bassissima presenza di frutti. Questi sono appunto i risultati, e qui abbiamo fatto il rilievo il 7 luglio, poi abbiamo praticamente abbandonato la prova perché il testimone dopo andava a dei livelli, come avete visto prima, troppo elevati, e comunque mancavano troppi frutti. E poi avevamo visto che intervenire nella terza finestra di luglio era praticamente inutile. Il terzo anno di prove nel 2022, a fronte di dei risultati ottenuti nel 2020 e 2021, abbiamo invece cercato di mettere la dodina in una strategia, come del resto si deve fare, non è che si possa fare questo prodotto da solo. Abbiamo appunto tenuto un testimone non trattato, una linea standard di riferimento dove c'erano tre applicazioni di dodina, una linea, l'abbiamo chiamata UPL, dove avevamo sette applicazioni. Poi dopo vi spiego, adesso sembra troppo sette applicazioni, ma dopo c'è tutta una motivazione anche questo numero di applicazioni. Poi la linea invece sempre di difesa con l'aggiunta dei biostimolanti, poi dopo ci sarà la sessione dedicata appunto a questi biostimolanti, per vedere se questi biostimolanti potevano dare una mano nella difesa. Qui c'è sempre la zona di Copparo, anche nel 2022, i frutti c'erano, e questi sono stati i periodi infettivi, quindi questi picchi che sono andati dalla metà di maggio a circa la fine giugno, i picchi più importanti. Allora, qui è chiaro che è una tabella abbastanza complessa, però cerco di spiegarvela in maniera chiara, spero, e sintetica. Allora, qui abbiamo suddiviso in tre periodi la difesa, no? Con le linee che avevamo visto prima. La difesa che andava dal periodo del 5 aprile al 1 di giugno, e abbiamo praticamente fatto un rilievo al 3 di giugno. Qui c'è la linea standard, vedete, qui c'è il numero dei frutti colpiti rispetto a un testimone che a giugno era il 25,9%, e qui c'è il numero delle dodine fatte. Ok, poi dopo c'è anche la dodina accumulata, perché vedrete che dopo nelle successive slide ci sarà un aumento della dodina rispetto a quello che appunto avevo detto nel protocollo di intervento. Qui abbiamo la strategia UPL, dove abbiamo 1, 2, 3, 4 dodine, i frutti colpiti sono 3,7 contro il 25 del testimone. Con la biostimolazione a giugno avevamo già visto una tendenza di una leggera riduzione a livello numerico con l'aggiunta di questi biostimolanti. È chiaro? Se avete qualche domanda da fare. L'altro pezzo, chiamiamolo, della prova, andava con una difesa dall'8 di giugno al 22 di giugno, e il 23 abbiamo fatto un altro rilievo. Allora, il testimone innanzitutto dal 25 è passato al 56, qui eravamo in quella famosa azienda piena di maculatura, chiaramente. Qui in questo periodo abbiamo nella strategia standard fatto una dodina, con tutti gli altri prodotti non li ho nominati, ma sapete che, adesso ho tergiversato, però sapete tutti che chi segue il pero non è che fate solo un trattamento, cioè un principio attivo o un formulato commerciale. Di solito gli ultimi due anni in cui noi proteggiamo il nostro pereto si fanno almeno 2-3 interventi di formulati commerciali con diversa specificità d'azione. Dico delle cose tanto diverse, spero di no, questa è la realtà di campo, no?
Poi uno dirà: fate troppi trattamenti. Lo so, ma le pere bisogna che le portiamo a casa, e in qualche maniera facendo così le abbiamo portate a casa, non sempre, ma allora qui, ripeto, torniamo a vedere la nostra tabella. Qui abbiamo eseguito una dodina, però avevamo già due dodine prima, quindi siamo a tre di dodine. Qui nella strategia UPL abbiamo un 8% di frutti colpiti contro un 56%. Abbiamo in questo periodo fatto una dodina, però ne avevamo 4 prima, quindi diventano 5, e così via, 1, 5 più biostimolanti. Adesso arriviamo praticamente verso la fine. Qui siamo dal periodo 29 giugno al 20 luglio, abbiamo un 72% nel testimone, vedete come cresce, un 72%. Nella linea strategia standard non abbiamo fatto più dodine, nella strategia UPL ne abbiamo fatte altre due in questo periodo, qui abbiamo un 14, qui un 16. Quello che è importante, lo dirò anche nelle conclusioni, la dodina, al di là dell'efficacia, può permettere la sostituzione con altri prodotti molto efficaci. Questo è un aspetto che inizio a dirlo adesso e poi lo dirò anche con le conclusioni. Cioè, noi nella difesa della nostra maculatura con prodotti chimici dobbiamo fare affidamento a tanti formulati commerciali e a diversi principi attivi. Per cui un Luna Care, lo dico anche se c'è l'UPL, è uno dei migliori prodotti per la difesa, questo lo dico io, ma non penso anche molti di voi siate convinti, è uno dei migliori prodotti. Quindi se io questo prodotto me lo posso risparmiare facendo una dodina, poi lo uso magari in un altro periodo, la dodina mi libera, diciamo, dei prodotti efficaci che io posso usare magari seguendo il modello. Adesso qui non abbiamo seguito i modelli Riccardo e via discorrendo, dopo c'è tutta un'altra tipologia di difesa seguendo i modelli eccetera eccetera, no? Queste sono prove standard fatte con l'efficacia dei prodotti, quindi. Però questo mi dà la possibilità, utilizzando questo principio attivo, la dodina, di liberarmi dei prodotti efficaci, che so che sono efficaci perché potrei far vedere altre prove. Questo non penso di dire delle cose che voi non conoscete. Allora, qui siamo con queste due dodine, questo periodo 16, e qui vedete che ancora una volta si conferma la tendenza alla diminuzione dei frutti colpiti dove si usano gli stimolanti. Poi ci penserà poi Fabio dopo a presentare meglio di me tutto. Stiamo arrivando praticamente alla fine. Allora, qui è l'ultimo periodo, da luglio fino al 24 agosto, e poi dopo si è andato a fare l'ultimo rilievo, il 26, rilievo finale, nella strategia standard, diciamo. Qui il testimone è stato bypassato, qui eravamo il 90 prima e siamo vicini al 100%, scrivere 95, 96 non cambia niente, qui era tutto distrutto nel testimone. Quindi qui praticamente, dopo comunque vi faccio vedere l'altra tabella dove c'è anche il testimone, qui siamo nell'ultimo periodo, siamo a 3 dodine, 7 dodine, 7 dodine più stimolanti, biostimolanti. Andiamo a vedere i frutti colpiti. A quest'epoca, rilievo finale 79,5 il 26 di agosto di frutti colpiti nel testimone, nella strategia standard con 3 dodine il 20%, nella strategia UPL con 7 dodine il 22%, e invece con i biostimolanti siamo il 20%. Praticamente qui non ci sono differenze. Se facessimo l'analisi statistica qui assolutamente non ci sono differenze significative. Allora voi mi direte: perché ne dovete far 7 delle dodine? È una domanda lecita, per un semplice motivo: perché se avete bisogno di, non che lo dovete fare, ma se avete bisogno di utilizzare la dodina come integratore in quelle liste che vi ho fatto, per sostituire magari un altro prodotto, il Fluazin mi viene da dire, il Luna Care o altri validi, lo potete fare integrando, diciamo, una dodina. Poi nei disciplinari mi sembra che quest'anno si possa arrivare a 6, se non vado errato, ma non è che siamo qui a dire dobbiamo fare 7 dodine perché sennò non difendiamo. Questo è il messaggio che volevamo dare, è dimostrare che la dodina può essere una valida alternativa ad altri prodotti che hanno anche delle performance forse migliori. Mi sembra di aver fatto anche già le conclusioni. Praticamente, allora,
La questione è questa: è possibilità di sostituire di altri principi attivi con dodina, tesi 2 verso 3, quello che ho appena detto. L'altra cosa importante, mi sento di dirla perché dopo aver visto questi 3 anni di prove, la dodina va fatta nelle fasi iniziali, cioè la dodina, io lo dico anche ai miei tecnici, quando siamo a metà giugno, 20 di giugno, io non la farei più, poi dopo vedete voi. Io, questi sono i consigli che mi sento dare dietro questa sperimentazione, dietro esperienze anche fatte in campo e via discorrendo. Poi i biostimolanti, ripeto, sembra che diano un beneficio, però non entro in merito perché Fabio poi dopo vi farà diciamo, la presentazione specifica. Qui 2 parole sulla Selecta Disper. Sappiamo tutti che verso la fine i prodotti che si usano alla difesa della maculatura del pero sono generalmente e molto spesso dei prodotti a base di rame, non solo, ma molto spesso prodotti di base di rame. La Selecta Disper è stata soggetta a 2 anni di prove, qui avevamo la Selecta da sola, Selecta più Tioprong a 1 litro, Selecta Disper più Tioprong a 2 litri. Il Tioprong in questo caso non è stato messo perché diciamo avesse un'azione diretta contro la maculatura, non mi sembra che fosse questa l'intenzione. Il Tioprong, che molti di voi utilizzate, è un prodotto che ha un forte potere adesivante sulla vegetazione, anche sul frutto, per cui può dare questo effetto di adesività alla vegetazione che noi trattiamo. Poi considerate che questo è stato fatto anche delle prove col Tioprong a dosaggi più alti, però in estate, quando fa molto caldo, se io faccio delle dosi più alte potrebbe dare della fitotossicità. Queste dosi sono in 2 anni di prove non hanno assolutamente dato fitotossicità. Qui sono i risultati, praticamente qui eravamo nel 2020 Pieve di Centro, questo era il testimone, i frutti colpiti, Selecta Disper da solo 35, vedete che aggiungendo il Tioprong abbiamo un calo dei frutti colpiti e un miglioramento chiaramente della difesa rispetto al Selecta da solo. Se andiamo a vedere l'anno dopo, 2021, stessa cosa, a fronte di un testimone leggermente minore, abbiamo Selecta Disper 10, Selecta Disper più Tioprong 9,7, in questo caso c'è un leggero aumento rispetto alla Selecta da sola. Conclusioni, veramente stavolta concludo: la buona efficacia in questo caso di Selecta Disper, nessun sintomo di fitotossicità. D'altra parte aveva detto Vandini prima, è nato per farlo su pesco, quindi il pesco è sicuramente più delicato che le pere da questo punto di vista, e la tendenziale aumento con l'abbinamento del Tioprong, e poi ecco questo discorso anche della riduzione dei residui che indubbiamente questo prodotto permette di ottenere. Io vi ringrazio dell'attenzione. Ringrazio il dottor Claudio Cristiani, che ha avuto, come avete visto, una presentazione così densa di prove, di anni, e quindi non era una presentazione facile, invece ci ha saputo focalizzare sui punti salienti. E da parte mia un velocissimo intervento che vuole essere un po' la conclusione della strategia di difesa che ci sembra di poter un po' riassumere con tutti questi anni di prove. Quindi, per quanto riguarda la maculatura bruna, vedete i 2 formulati da utilizzare nella parte iniziale della stagione a base del principio attivo dodina, il Sillit 544 e Sillit 65. In particolare volevo riprendere il suggerimento che vi ha dato prima il dottor Cristiani. Dal punto di vista delle aziende che non sono soggette al disciplinare, voi potete fare un numero X di trattamenti fino a rispettare il PHI di carenza di 60 giorni per il Sillit 544 SC, con la registrazione però ticchiolatura del pero, mentre ci sono solo 2 interventi sul formulato Sillit 65 che però ha la duplice registrazione, ticchiolatura e maculatura bruna. Penso che la maggior parte di voi fosse presente la scorsa settimana online alla presentazione dei disciplinari della Regione Emilia-Romagna, nei quali invece vi è stato specificato che quest'anno, limitatamente alla cultivar Abate, avete un numero di trattamenti pari a 6 in totale col formulato Sillit.
6 di cui vi ricordo si possono registrare per quaderno di campagna massimo 4 interventi su ticchiolatura e massimo 2 interventi per maculatura, laddove, ripeto per l'ennesima volta, solo il Sillit 65 ha la registrazione maculatura in etichetta. Quindi questa è un'idea di quello che può essere la registrazione e l'utilizzo. Quando utilizzare i nostri formulati, come concordo pienamente con quello che vi ha detto il dottor Cristiani, cioè noi in questi anni abbiamo sempre visto che un utilizzo precoce del Sillit è quello che ci fa, è quello che ci dà e che ci permette di avere il miglior risultato finale. E diciamo che prima iniziate ad utilizzare la dodina a partire dalla caduta petali dopo il canonico trattamento per la maculatura calicina, più sono i vantaggi che portate a casa. Nel senso, la riduzione del numero di macchie, anche laddove ci dovessero essere, e la dimensione delle macchie rimane molto più piccola. Quindi vi consigliamo un utilizzo precoce. E poi un utilizzo in una strategia, quindi non siamo qui oggi, come diceva giustamente il dottor Cristiani, a dirvi di fare 7 interventi di fila di Sillit, ma utilizzarli in strategia alternandolo con gli altri principi attivi che abbiamo a disposizione, come gli SDHI, come il Fluasina. Infine, grazie alla Selecta Disperse, che è il nostro rame più selettivo, e questo lo ha dimostrato anche nelle ultime stagioni, perché sapete che negli ultimi anni il mese di agosto è stato caratterizzato da temperature veramente elevate, oltre alla siccità importante. Non abbiamo mai avuto nessuna fitotossicità né su foglia né su frutto. Quindi avete questo strumento a disposizione che ha soli 7 giorni di carenza e che può essere utilizzato in maniera efficace per coprire la difesa della parte finale della stagione nel mese d'agosto. Un rapido elenco degli altri formulati commerciali che abbiamo nel catalogo UPL per la difesa, a partire dalla poltiglia Disperse, che penso che sia nota a tutti, il nostro formulato a base del principio attivo rame con un 20%, lo Ziramit 76 e l'altro marchio che è la Cuprico, che sono ancora, vi do questa notizia, avevano l'etichetta in scadenza nel mese di aprile del 2023, è stata prolungata di un ulteriore anno, siamo in attesa di una rivalutazione della molecola che dovrà avvenire, andare a fine anno, però questo vuol dire che per tutto il 2023 avete ancora a disposizione anche il principio attivo Ziram. Infine il fosetil alluminio, Optic Star Disperse nel nostro caso, e il captano, che in una strategia antiresistenza pensiamo abbia ancora un forte significato utilizzare. Il nostro marchio è il Malvin 80. Nota latere, non l'abbiamo riportato qui, abbiamo anche un formulato, siamo distributori di un formulato commerciale a base del principio attivo Fluazinam che si chiama Fluazinova Plus. Quindi, a seconda della fase fenologica, vi consigliamo di utilizzare Sillit sempre in miscela con altri formulati, questo per preservarne anche l'efficacia. Quindi sempre nell'ambito di una strategia antiresistenza. Che cosa si può utilizzare in miscela con Sillit? Noi riteniamo che a seconda appunto della fase fenologica lo possiate utilizzare insieme a prodotti di copertura, al pirimetanil, come è stato precedentemente citato, agli IBE, di cui potete utilizzare quelli più efficaci, ha fatto un nome anche il dottor Cristiani, scusate, gli IBE che sono il difeconazolo, il tebuconazolo e la più recente introduzione del mefetrin fulconazolo, gli SDHI che invece citava il dottor Cristiani, e il fosfonato di potassio. Vi ricordo che a differenza del fosetil alluminio, che non è miscibile con Sillit, il fosfonato di potassio invece si può tranquillamente miscelare. Quindi direi che abbiate un ampio spettro di formulati da poter utilizzare insieme alla dodina. Quindi grazie ancora al dottor Cristiani, al dottor Foschi e al dottor Gianluca Vandini che sono intervenuti in questa prima parte della nostra mattinata. Proseguiamo adesso con la seconda parte, che invece è più incentrata sul tema dei biostimolanti e nutrizionali. UPL è leader nel settore della protezione delle colture e proprio per questo ritiene che anche l'aspetto della nutrizione sia un aspetto particolarmente importante e fondamentale, sia perché avere una pianta che è in un ottimo stato nutrizionale mi consente di avere una miglior risposta a quelle che sono tutte le strategie applicate per la difesa, sia perché lo stato nutrizionale della pianta è fondamentale per avere poi una produzione in termini sia di qualità sia di resa soddisfacente.
Lascio quindi la parola al dottor Fabio Galli, che vi presenta le esperienze pluriennali che abbiamo fatto in questi anni con la nostra nutrizione, con la nostra linea di nutrizione. Buongiorno a tutti. Io vi parlo di quelle che sono state le esperienze che abbiamo fatto attraverso l'ausilio di centri di saggio e di enti preposti, di quelle che sono state le esperienze dei nutrizionali che abbiamo catalogo. Prima di addentrarci nell'argomento tecnico, Lucia nella fase iniziale vi ha fatto vedere quelli che sono i nostri stabilimenti produttivi. Oggi sono poche le società che detengono degli stabilimenti di produzione dei prodotti. Noi ne deteniamo tre in questo caso, prima li ha citati, la più conosciuta probabilmente è Goemar, e da oggi l'estrazione dei nostri prodotti che vedete in catalogo arriverà direttamente da questi tre stabilimenti produttivi. Ad oggi la parte del catalogo, la parte principale, è la nostra proposta è data dai prodotti Goemar. Altri prodotti arriveranno di altra natura, ma oggi la nostra forza è l'alga. Oggi nei diversi prodotti che voi utilizzerete troverete questo brand, che è il brand GoActive, che racchiude quattro punti per noi fondamentali: la qualità dell'alga, che è Ascofilum nodosum, proveniente dai luoghi più difficoltosi, dal nord della Francia, Saint-Malo, dove i dislivelli delle maree vanno dai 14 ai 16 metri, dove la luminosità è scarsa e dove le acque hanno un contenuto salino fortemente alto. Questo fa sì che le alghe vadano ad integrare più sostanze che poi ci ritroviamo contro quelli che sono, tra virgolette, gli stress ambientali, di origine ambientale, che ormai probabilmente anche abusiamo di queste parole, ma è la realtà dei fatti, per me è diventata la normalità. E la storia, Goemar è datata 1971, capostipite dei prodotti base alga. L'altro aspetto che ritengo fondamentale, ed è un aspetto anche, insomma, la mia provenienza di tipo tecnico sperimentale, è che in UPL lo sviluppo dei prodotti avviene come lo sviluppo degli agrofarmaci, quindi questo ci dà la forza di capire al meglio, di darvi le proposte tecniche più giuste per quanto riguarda tutti i prodotti che adesso vi andremo a parlare. Questo è il programma, un programma breve, ma che vuole darvi delle strategie nell'immediato. Abbiamo scelto di fare questa giornata perché domani si va in campo, probabilmente già qualcuno oggi, e quindi dare dei consigli pronti all'uso dal nostro punto di vista è molto importante per fare dei refresh e per capire le strategie migliori da utilizzare. Vi parlerò singolarmente dei tre principali prodotti utilizzati su Pero, che sono il BM86, il Calibra e il Folical. Andremo a spiegarne brevemente le caratteristiche e i posizionamenti tecnici e poi andremo a spiegare quelle che sono le prove di strategia di questi prodotti. In questo caso vaglieremo la tanto tartassata varietà Abate Fetel tra tre prove presenti sostanzialmente nelle tre province su quattro principali, manca Modena, però Ferrara attraverso l'ausilio del dottor Alessandro Zago e Michele Mariani, a Ravenna attraverso l'ausilio del CAP di Ravenna e a Bologna che hai qui, vedo Davide, che insieme con Claudio hanno sviluppato la prova. Al termine andremo a spiegare quelle che sono le nostre proposte complete sulle strategie, però anche andando a differenziare per le varietà, che non tutte si trattano poi allo stesso modo, per diversi motivi, buccia liscia, rugginosità e quant'altro, c'è da fare attenzione. BM86, ho portato qualcosa di nuovo, anche se molto vecchio in termini di dati, perché convoglia un po' tutte le prove che sono state effettuate in Europa di questo prodotto, che è antico ma molto moderno da un certo punto di vista per l'utilizzo che ne ha e soprattutto per i cambiamenti climatici che ci sono nelle fasi della fioritura. Il BM86 lo conoscete credo tutti, vado a ripetere per formalità quello che è la scheda tecnica, la composizione del prodotto: contiene alga, termine Ascofilum nodosum, carbonio organico allo 0,2%, mannitolo allo 0,7%, boro al 2,03% e molibdeno. È utilizzabile, e questo è un dato non di poco conto, in agricoltura biologica,
ed è applicabile in una finestra, questo ci tenevo a dirlo. Abbiamo cercato, come vi ho detto in precedenza, di fare un qualche cosa che abbia lo scopo tecnico, anche se sul BM86 credo di dover insegnare poco. Il timing di applicazione va da mazzetti a fioranti, quindi dall'inizio della fioritura fino al termine della fioritura, prodotto specifico per le fioriture. Un altro aspetto che è stato testato in questi anni, probabilmente di cambiamento, è stato il discorso degli shock da freddo o degli sbalzi termici, perché sì, è vero, una temperatura a meno 3, meno 4 è molto fastidiosa nel periodo dall'inizio della fioritura alla fine della fioritura e anche oltre, ma lo sbalzo termico, abbiamo visto, è un problema altresì rilevante che va trattato con le dovute maniere. Sbalzi termici, avere 0 gradi al mattino e avere 18-20 gradi al pomeriggio, è uno sbalzo termico di 20 gradi centigradi e la pianta ne risente parecchio. Quindi, fatto il posizionamento tecnico del BM86, che ripeto, standard è nei 2-3 interventi nel periodo della fioritura, eventualmente va riutilizzato, e credo ormai di avere molti esempi sull'utilizzo di questi prodotti, perché il 2020 e il 2021 sono stati anni in cui delle problematiche di gelate si sono presentate in maniera molto frequente. È chiaro che sempre in maniera molto onesta, quando le temperature scendono sotto i meno 4 e meno 5 e c'è la rottura del cloroplasto, credo che i miracoli non li faccia nessuno, questo è giusto dircelo. È chiaro che fino a che le temperature raggiungono i meno 1, i meno 2, i meno 3, la capacità di recuperare e di salvare del prodotto diventa molto alta, in termini percentuali importanti. Questi sono i dati del BM86, per chi si chiedesse quanto vale questo prodotto. Quello che vogliamo fare per differenziarci è quello di dare delle indicazioni fisse e precise del valore dei prodotti, non dire fai questo perché è meglio dell'altro, no, il nostro prodotto fa questo. Oggi vi presento una somma di prove fatte da UPL Europa attraverso l'ausilio di centri di saggio di tutta Italia, laddove c'è la produzione del pero, in Polonia e in Svizzera, in cui la sommatoria delle prove fa oltre 70 prove. Qual è il valore produttivo? Quindi questa è la somma di diverse varietà in anni anche dove i quantitativi produttivi erano sicuramente più generosi, perché parliamo di prove effettuate nel 2013, 2014 e 2015. Io che arrivo da una serie di dati, il 2015 lo ricordiamo come un anno altamente produttivo, forse troppo. Questi sono i dati sostanzialmente del BM86, dei tre interventi fatti nelle fasi delle fioriture contro un testimone non trattato con il BM86. A livello produttivo, quant'è il valore del prodotto? È un 20%. A livello di peso medio, quindi già dalla fioritura si va a agire sulla pezzatura del frutto, il valore della pezzatura è attestato nell'ordine del 7%. Ma che cosa fa tecnicamente il BM86? Guardate il grafico sotto, è su una mela, è stato fatto su una mela questo grafico dall'Università di Bordeaux, è il quantitativo di poliammine all'interno della pianta. Guardate i puntini, probabilmente sono in piccolo, 1, 2, 3 sono le tre applicazioni di BM86 alla dose di 3 litri ettaro, come vanno ad elevare il quantitativo di poliammine all'interno della pianta. Questa è una Golden Delicious, dati dell'Università di Bordeaux. Sappiamo l'importanza delle poliammine per tutti quelli che sono i processi fisiologici, la divisione cellulare, il trasporto, la formazione e lo sviluppo dei frutti, sono fondamentali per la pianta. Questo è il BM86. Passiamo al Calibra e qui ci spostiamo. Vedete anche come cerchiamo e abbiamo cercato di svilupparli tecnicamente i prodotti dando le giuste indicazioni a livello tecnico. Calibra, a differenza di BM86, è un prodotto contenente anch'esso la tecnologia GoActive, carbonio organico, mannitolo, manganese e zinco, che sono due elementi fondamentali per quanto riguarda la moltiplicazione cellulare. E anche questo, dato non di poco conto dal mio punto di vista, perché è utilizzabile in agricoltura biologica. Il posizionamento di questo prodotto è da caduta petali a ingrossamento frutti, quindi vedete ci spostiamo nella seconda fase, un'altra fase molto importante e molto fondamentale, che è quella dello sviluppo dei frutti. Sappiamo che i cambiamenti climatici, le alte temperature,
i tre mesi di poche precipitazioni ci portano ad avere dei problemi sulle pezzature. Credo sia un dato abbastanza scontato questo nell'ottica di quelli che sono i risultati delle ultime campagne, ecco, 2020, 21, 22, e credo che, se siamo onesti, non è che andremo, speriamo di sì, ma il clima è questo, con questo dobbiamo fare i conti. Credo che dobbiamo ambientarci a questo tipo di campo da calcio per giocare, che non è tra i migliori. Qui vi presento una prova proprio per farvi capire qual è il valore del calibra, anche qui in maniera non onesta, andando addirittura a scandagliare le repliche che abbiamo effettuato. Quindi abbiamo suddiviso per blocchi, vedete, un blocco trattato con calibra, un blocco standard, un blocco trattato con calibra standard, replicato tre volte. Questa è l'azione che ha il calibra sui germogli a luglio 2021, quindi siamo all'incirca a tre settimane dall'ultimo intervento, e vedete che ha un forte effetto di riduzione del vigore dei germogli. Qui sono stati misurati, se non ricordo male, i germogli, quattro germogli basali e due mediani per ogni singola pianta. Quindi ha un effetto di riduzione sul germoglio. Sapete benissimo quello che ricerchiamo nelle pere, di andare a ridurre nella fase che va dalla caduta dei petali quello che è lo sviluppo dei germogli, per beneficiare di quella che è l'efficacia, l'efficienza dell'allegagione. Quello che vi faccio vedere poi è un rilievo fatto a settembre del 2021, quindi alla raccolta, in cui la pianta poi recupera, quindi non si blocca e non si ferma diciamo ai dati che abbiamo visto a luglio del 2021, ma poi sostanzialmente tende, vedete in tutte e tre le tesi, poi è chiaro che mi insegnate che nelle prove non c'è una costanza di risultato, però la tendenza è quello di un raggiungimento dello standard, quindi il non trattato con calibra. Ma il calibra noi non lo facciamo per ridurre il germoglio in quella fase, lo facciamo per ingrossare il frutto. Quant'è il valore dell'ingrossamento del frutto del calibra? Vedete nelle tre tesi, anche qui il dato non è un dato, noi quando vi presentiamo in maniera molto onesta i dati, vi presentiamo un dato medio. Il dato medio è dato dalla media delle repliche. Oggi il valore, e poi probabilmente Alessandro ci darà qualche indicazione in più, il valore che è stato riscontrato in questa prova di aumento del calibro è di 2,7 mm. È inutile che vi racconti quello che è il valore di una produzione a 62 mm e una produzione a 65, ecco, non stiamo qui a disquisire sul lato economico, che anche qui probabilmente Alessandro ci darà qualche indicazione su quelli che sono i valori reali di differenza economica. Questo è un aspetto, una fotografia che è stata effettuata nel momento del rilievo a luglio del 2021, in cui fai vedere come anche le cime abbiano avuto una calmierazione importante del vigore delle piante, a favore appunto dello sviluppo e della pezzatura dei frutti. Qui vengo a un argomento molto importante dal mio punto di vista, perché rispetto a quelli che eravamo negli anni 2000 o nel 95, credo si debba fare un ragionamento anche sulla nutrizione del pero, che non potrà e non essere quella storica, quella delle N unità di azoto, delle N, adesso non sto a dire numeri perché ognuno poi aveva la sua, ma erano molto alte. Oggi dovremmo rivederla in termini anche di restituzione di macroelementi, ecco, fare un qualche cosa di più equilibrato, proprio perché sapete benissimo che le alte restituzioni di azoto, fosforo e potassio, soprattutto di azoto, portavano a degli squilibri e soprattutto ad essere più suscettibili a diverse malattie. Uno degli elementi importanti, e qui vi presento un piccolo test fatto, perché è da 6-7 anni che ho preso una cota per il calcio, potremmo definirla così, lo ritengo uno di quegli elementi che da mesoelemento possa diventare un macroelemento, ecco, oggi, quindi ha la stessa importanza. Prima nella presentazione di Claudio, uno dei biostimolanti barra nutrizionali entrati in quella strategia era proprio questo prodotto. Noi vi presentiamo il nostro prodotto, che si chiama Folical, è un prodotto che contiene alga
e un ossido di calcio al 15%. Vi dico per conoscenza, perché qui siamo un gruppo tecnico, che questo è un calcio estrazione cloruro. Ad oggi il calcio estrazione cloruro su pero non è più utilizzabile in agricoltura biologica come lo scorso anno. Tutta la provenienza calcio cloruro è utilizzabile in biologico solo su melo se certificata la chiaramente la c'è certificata la carenza attraverso analisi. Ad oggi vi presento questa prova fatta su abate in un impianto del 2014, impianto 3,2x06, un SIDO, quindi un impianto medio, e vi dico due cose. Prima, il posizionamento tecnico. Il posizionamento tecnico col calcio, dal mio punto di vista, non è un posizionamento tecnico a piacere, ha un timing ben preciso e ben definito ed è dopo l'immediata caduta dei petali. Quindi, andando in bibliografia e valutando quelle che sono gli assorbimenti del calcio all'interno del frutto, che sappiamo va a costituire una parete cellulare più forte, va a formare pectati, che sono è la parte del calcio che ci permette di avere l'epidermi nei tessuti più forti, quindi andando contro a tutte quelle questioni, quelle avversità che ne abbiamo parlato fino a pochi istanti fa. E il significato è perché sostanzialmente il calcio nel frutto viene trasportato quando cessa la sintesi dell'acido endolacetico, e quando è che cessa? Praticamente a 4-6 settimane dalla piena fioritura. Il timing per apportare il calcio in maniera più efficiente naviga dalle 4 alle 6 settimane dopo la piena fioritura. È chiaro che poi è utile anche farlo successivamente, ma lì abbiamo la massima efficienza e abbiamo la capacità di costruire un frutto più resistente. È chiaro che poi intervengono altri aspetti di tipo agronomico, le potature. Sappiamo, se facciamo delle potature molto pesanti, il calcio poi va a terminare all'interno, no, dei tagli di potatura, e quindi è tutto un equilibrio che dipende anche dall'agronomia, in questo caso dalla potatura che andiamo ad effettuare. Quindi noi lo consigliamo questo. Ho messo una parentesi perché cade nei timing di restituzione del calibra, quindi partendo da caduta petali, è un prodotto assolutamente miscibile, selettivo, da fare in associazione con calibra in quei periodi. Tra l'altro dà un effetto di blocco del germoglio, calcio elemento che comunque ha la tendenza a fermare anche lo status vegetativo, e quindi va ad amplificare anche questo tipo di situazione a favore chiaramente della pezzatura del frutto oltre che alla struttura. Vi faccio vedere, vi mostro una prova che abbiamo svolto sempre attraverso l'ausilio dei centri di saggio, in cui abbiamo effettuato una prova di dosaggi e di numero di interventi. Siamo partiti con i timing che abbiamo definito essere quelli giusti, quindi caduta dei primi petali e poi ripetuto l'intervento ogni 10 giorni. Le prime due tesi, al follicle a 3 litri e al follicle al 5, fatti due interventi a caduta per i primi petali e a 12-14 giorni, follicle a 3-5 litri fatti da caduta primi petali, poi ripetuti ogni 10 giorni, 5 interventi. Quindi c'è il differenziale quantitativo, quindi 3-5 litri, e il differenziale numero di interventi, 2 e 5. E poi chiaramente uno standard. È molto semplice, perché quello che volevamo andare a verificare era il contenuto di calcio all'interno del frutto. E quello che abbiamo verificato, andando dal testimone, quindi al non trattato con il calcio, e andando poi ad aumentare il follicle a 3 litri per 2 interventi, il follicle a 5 per 2, il follicle a 3 per 5 e il follicle 5 per 5, guardate come aumenta la percentuale di calcio all'interno dei frutti. Quindi questi sono i ppm sul secco. Ho tra l'altro disturbato la matematica un po' più alta andando a fare un coefficiente di correlazione, un R quadro, cioè vuol dire che è 1,098, è quasi 1, il che vuol dire sostanzialmente che c'è una correlazione tra la distribuzione del quantitativo di calcio e il numero di interventi che vado a fare, cioè più interventi faccio più calcio si accumula all'interno del frutto. Questo è un aspetto molto molto importante. Io ho finito la prima parte, poi riprendo la parola
perché adesso parleremo delle strategie in simbiosi dei diversi prodotti. Cominciamo con la Fondazione Navarra, che ci parla di un'esperienza fatta nel 2022. Poi vedremo anche gli altri anni, probabilmente un po' più complessi, il 2021 e il 2020, dove qualche problemino in più l'abbiamo avuto, e quindi faremo una sintesi del tutto. Alessandro, ti lascio la parola. Buongiorno a tutti anche da parte mia, grazie a UPL per l'invito al convegno, alla giornata di oggi. Sì, vi porterò via poco tempo, se è giusto un riassunto poi di una prova appunto condotta presso la Fondazione quest'anno. Potete vedere riportati due nomi, Alessandro Zago c'è, io e il collega Michele Mariani che è qua in sala, quindi siamo tutti e due qui. E niente, piccola introduzione, dove abbiamo condotto la prova? Materiale e metodi, come detto parliamo di varietà Abate, porti innesto BA29, sesto di impianto 3,5 metri per 0,90. Diciamo che questo è un po' impianto del 2005, 3174 a piante per ettaro, un impianto della Fondazione Navarra abbastanza storico, uno dei primi, che diciamo per l'epoca comunque ha rappresentato un po' quella che poteva essere il frutteto medio, ferrarese di quegli anni. Abbiamo lavorato a blocchi randomizzati, avevamo in prova tre tesi ripetute quattro volte per tre piante, quindi un totale di 36 piante in osservazione, quindi una prova sperimentale con tutti i crismi della sperimentazione. Ecco lo schema, come potete vedere è stata condotta la prova, si è distribuita su tre file, blocchi randomizzati, quindi vuol dire sparsi nelle tre file, tre colori, quindi vuol dire tre tesi, ogni colore appunto rappresenta una tesi, ogni colore ripetuto quattro volte, e ogni replica, quindi ogni quadratino che vediamo sono sostanzialmente 10 metri lineari, quindi uno spazio compreso tra i due pali, e ogni blocco sono state analizzate tre piante, e una cosa da sottolineare, insomma, che tutti i trattamenti sono stati effettuati con atomizzatore aziendale standard, quindi per andare a simulare il più possibile quello che è il normale intervento in una qualsiasi azienda agricola. Tesi e date degli interventi, come detto un testimone non trattato, una tesi in cui è stato effettuato BM86 a 3 litri per ettaro, inizio fioriture 50% di fiori aperti, quindi parliamo, vedete qua a fianco le date, quindi primi di aprile, follical 5 litri per ettaro caduta petali, calibra dopo 10 giorni, follical dopo 10 giorni dal calibra, e un ultimo calibra a 3 litri per ettaro. Quindi sostanzialmente diciamo siamo partiti dai primi di aprile, siamo arrivati praticamente al 19 maggio, quindi praticamente un mese e mezzo. Per quanto riguarda invece l'altra tesi, BM86, inizio fioriture 50% di fiori aperti, più il calibra, inizio di allegagione ogni 10 giorni per 4 interventi. Qui diciamo logicamente siamo andati un po' più avanti come periodo degli interventi, siamo partiti i primi di aprile e abbiamo terminato praticamente al 23 di maggio. Qualche foto, fasi fenologiche durante gli interventi, sì, un po' per riassumere quando sono stati concentrati questi interventi, questi trattamenti. Siamo partiti sostanzialmente dal periodo della fioritura fino ad arrivare quindi all'accrescimento dei frutticini. Come detto, il primo intervento il 4 di aprile, ultimo intervento 23 maggio, diciamo che questi interventi si sono andati a giocare in quel starco di 50 giorni. Lo vediamo poi comunque anche qui. Qui abbiamo voluto correlare che cosa? Temperature minime e massime nel periodo di fioritura barra allegagione. Ne ha parlato prima Fabio, l'importanza soprattutto di valutare nel periodo della fioritura le eventuali gelate o comunque quegli abbassamenti termici. Diciamo che quest'anno è stato un anno tutto sommato abbastanza tranquillo dal punto di vista dell'abbassamento delle temperature. Sì, abbiamo visto qualcosina, sì, nella prima fase, ecco, diciamo nei primi 15-20 giorni di aprile, di minime, però considerate queste sono state le minime che solitamente sì, si raggiungono la mattina presto, insomma 6:30, alle 7 del mattino, però consideriamo già ben equilibrate comunque, abbastanza equilibrate comunque dalla temperatura massima raggiunta durante il giorno. Vediamo il posizionamento dei trattamenti, in arancione abbiamo la tesi che da adesso in poi la chiameremo UPL1, quindi quella BM86 più follical più calibra, e la tesi in blu invece UPL2 BM86 più calibra. Vediamo il posizionamento, la freccia arancione è la tesi 1 e la freccia in blu è la tesi 2. Vediamo che praticamente sì, abbiamo avuto i primi due trattamenti in concomitanza, qui praticamente è stata la distanza di un giorno e poi via via ci siamo andati un po' a differenziare fino ad arrivare logicamente alla conclusione che abbiamo visto intorno al 20 di maggio, al 23 di maggio, con l'ultimo trattamento a base di calibra.
Vediamo qualche dato. Numero medio di mazzetti florali per albero normalizzati. Diciamo che noi lo prendiamo un po' come standard di partenza, vuol dire che cosa facciamo in pratica? Segniamo le piante, in queste piante andiamo a contare quelli che sono i mazzetti fiorali presenti, e poi cosa facciamo? Li normalizziamo, cioè nel senso andiamo letteralmente a togliere i mazzetti fiorali dalle piante, che ne risultano, magari che ne hanno troppe, che ne hanno troppi, e andiamo a fare che cosa? Cercare di ottenere un numero medio di mazzetti omogeneo. Quindi vediamo 169, 175, 169, per partire più o meno allo stesso, tutti sullo stesso livello. Numero frutti per pianta alla raccolta, quindi quanti frutti sono stati raccolti. Testimone, numero medio di 38 frutti, UPL 2 e UPL 1, vediamo 42 contro 41, quindi già un incremento comunque di qualche frutto si è visto, si è già visto. Grado d'allegagione, quindi sostanzialmente che cosa? Rapporto percentuale tra frutti raccolti e mazzetti fiorali, quindi frutti divisi mazzetti per 100, abbiamo grado d'allegagione medio aziendale, possiamo dire medio aziendale Fondazione Navarra, diciamo, sono questi valori qui, diciamo che arrivare a un 30% è già tanto, quindi diciamo che siamo perfettamente nello standard. Cosa vediamo? Un piccolo incremento, insomma, da un 22,5% a un 23,5% nel PL2 a un 24%, quindi insomma un 2% di incremento in un valore che molte volte è difficile anche da spostare. Dal punto di vista della produzione per albero, quindi quanti chili sono stati raccolti effettivamente alla fine, qui iniziamo a vedere una differenza un po' più marcata rispetto ai due dati che abbiamo visto finora. Cosa vediamo? Testimone una media di 7 kg albero, UPL2 7,9 e UPL1 8,1, quindi già un incremento di un chilo per pianta. Insomma, valutando comunque anche il numero di piante per ettaro, un chilo per pianta insomma comincia già a spostare dal punto di vista produttivo, ecco. Peso medio dei frutti, anche qui una piccola nota, peso medio dei frutti, vediamo che cosa. Testimone una media di 190,7 grammi, 199 nell'UPL2, 197,5 nell'UPL1. Considerate questo, noi la raccolta, una volta raccolto, facciamo una calibratura di tipo meccanico. Cioè sostanzialmente noi in fondazione abbiamo una calibratrice di quelle da magazzino della frutta, classica, a tazze, in cui vengono passati sopra tutti i frutti. E considerate che nei parametri della campionatura la classe di calibro 60-65 termina a 190 grammi. Quindi che cosa vuol dire? Che il testimone era ancora nel 60-65 mediamente, invece mediamente UPL1 e UPL2 sono già nel calibro successivo, quindi 65-70. Logicamente sappiamo bene dopo nelle liquidazioni, quando iniziamo ad alzarci in questi calibri qui da un 60-65-65-70, c'è una bella differenza di euro chilo in liquidazione, quindi bisogna valutare anche questo. Produzione, vediamo indicato qui teorico, perché teorico, anche qui una piccola nota, perché è una produzione calcolata ipotizzando che tutte le piante siano in quelle condizioni, quindi che abbiano quel numero di mazzetti, che hanno quel tipo di produzione, e soprattutto ipotizzando un'efficienza dell'impianto del 100%. Considerate che abbiamo lavorato su un impianto abbastanza vecchiotto, del 2005, che ha che diciamo presenta dal punto di vista percentuale dei morti o comunque delle piante non più tanto, non più efficienti, intorno a un 10-15%, quindi diciamo tutto sommato ha mantenuto ancora gli standard produttivi. E qui vediamo comunque la differenza ancora più marcata: 22,6 tonnellate nel testimone, 25,2 nell'UPL e 25,8 nell'UPL1, quindi più di 3 tonnellate per ettaro di differenza. Dal punto di vista, ecco, del peso medio, come abbiamo visto prima, qui abbiamo voluto far vedere molto semplicemente la produzione divisa in classi percentuali di 0,65, quindi e 65 più, sostanzialmente la suddivisione che si fa normalmente o comunque che si è fatta in raccolta, ecco, dal punto di vista della raccolta. Che cosa vediamo? Iniziamo a vedere, vediamo anche qui quella differenza del peso medio viene riportata anche qua, 65 oltre, da un 58% passa a quasi un 64% nell'UPL2 e un 63% nell'UPL1, quindi si vede quella differenza del peso medio. Fabio parlava di differenze economiche di euro, abbiamo voluto provare a fare questo bilancino, ecco, questo piccolo bilancio economico con un'ipotesi di PLV calcolata con dei prezzi di liquidazione euro chilo campagna 2020, perché 2020, logicamente liquidazione 2022 ancora non l'abbiamo,
2021, come visto anche nella presentazione precedente, è stato un anno purtroppo caratterizzato dal gelo, gelate tardive, quindi poca produzione, quindi diciamo che c'erano dei prezzi euro chilo probabilmente anche poco rappresentativi. Quindi noi abbiamo individuato il 2020 come un prezzo comunque abbastanza medio. Sostanzialmente la produzione è stata suddivisa nelle diverse classi di calibro, ogni classe di calibro aveva logicamente il suo euro chilo di riferimento. E cosa salta fuori? Salta fuori, facendo una somma, che siamo intorno agli 11.700 euro per il testimone, 14.024 nell'UPL2 e 14.600 nell'UPL1. Quindi abbiamo 2.226, se facciamo un delta, quindi diciamo una differenza, 2.200 euro in più nell'UPL2 e 2.800 euro in più nell'UPL1. Quindi abbiamo visto all'inizio che dal punto di vista qualitativo lo vediamo bene nelle liquidazioni, quindi la grossa differenza si è vista qui. Ad esempio, per dire, guardiamo il 70-75, testimone ha fatto 4.300 euro, le due tesi UPL, una 5.200 e l'altra 6.600. Quindi diciamo la partita si gioca, rimanendo in termini calcistici, si gioca nelle pezzature un po' più, logicamente nelle pezzature più elevate. Sì, ecco, andiamo velocemente alle considerazioni, che poi più un po' è quello che abbiamo già detto finora sostanzialmente. Sono stati presentati i risultati di un anno di sperimentazione, condotta su un impianto adulto, e un impianto comunque logicamente anche, nonostante sia un BA29, comunque un impianto tutto sommato abbastanza equilibrato. Il grado di allegagione mediamente più alto abbiamo visto nelle tesi UPL, si parla di un circa un 5% in più di incremento di grado di allegagione, che può sembrare poco, ma il grado di allegagione, poi Fabio se lo ricorda anche da esperienze passate, tende quasi un po' a standardizzarsi nei diversi anni, cioè si ferma a quel numero e rimane sostanzialmente più o meno quello, quindi anche un piccolo spostamento comunque qualcosa sta a significare. Più frutti per pianta nelle tesi UPL, tradotto come abbiamo visto in un incremento produttivo di circa 1 chilogrammo per albero, quindi in termini percentuali siamo intorno a un 13%. Dal punto di vista qualitativo abbiamo visto un incremento del peso medio e della percentuale di 65 più nelle tesi UPL, nello specifico siamo in più 4%, produzione per ettaro più alta nelle tesi UPL, 12%, e poi sì, gli ultimi due punti, quello che poi abbiamo detto nel calcolo dell'ipotesi di PLV, cioè l'ipotesi di PLV in entrambe le tesi sono stati registrati incrementi medi, un incremento medio di quasi di circa 2.500 euro rispetto al testimone. Tale incremento a cosa è riconducibile? Al fatto che comunque la differenza di peso medio che abbiamo visto ha spostato la produzione nelle classi di calibro superiori e logicamente classi ovviamente meglio remunerate dal punto di vista economico in fase di liquidazione del prodotto. Io avrei concluso. Adesso ci spostiamo a Ravenna in un'annata decisamente più complessa e parliamo del 2021. La prova è stata condotta dal centro di saggio del CAP di Ravenna, la cultivar è sempre a Battefetel, i prodotti che abbiamo testato BM, calibro e follicle, quindi stesse tesi, stesso protocollo che avete visto da Alessandro. La proposta è i due interventi di BM86 tra il 50 e il 90% di fioritura, e nella prima tesi abbiamo ripetuto il calibra, quindi dalla caduta dei petali ripetuto nei 10-12 giorni, e la seconda BM follicle, quindi con l'introduzione del calcio sempre fatto nei timing del calibra, quindi da caduta dei petali ogni 10-12 giorni ripetuto per 4 volte. In sintesi e in maniera molto veloce, questa è la strategia per fasi fenologiche indicativamente, e questa è quella del follicle. Qual è la differenza rispetto al 2022? Nel 2022 abbiamo avuto degli ampi sbalzi termici, ma il periodo della fioritura per fortuna è andato abbastanza bene, ecco, è andato via abbastanza lineare, non abbiamo avuto dei grossissimi danni da gelate in quei periodi. Il 2021 lo ricordiamo invece come un anno un po' più cattivo da un certo punto di vista. Qui nella fase della fioritura, nella fase in cui abbiamo effettuato i due interventi di BM86, le temperature sono scese in maniera importante. Queste sono misurazioni fatte a 1,60, sappiamo che nella zona palco le temperature sono leggermente più basse e abbiamo raggiunto nei periodi di piena fioritura i meno 1,3. E soprattutto sapete che il cumulo poi durante le settimane che si perseguitano ripetutamente delle gelate, che la somma di tanti pochi fanno comunque male per quanto riguarda l'allegagione.
Guardate qui, partiamo da una situazione anche qui con la stessa modalità, per ovvi motivi di tempo e riduzione di numero di mazzetti fiorali era uguale in questo impianto. Questo è il numero di frutti per albero rimasti. In questo caso abbiamo, con un clima che si è presentato diverso nelle fasi della fioritura, abbiamo un differenziale più importante che va oltre il 20%. Nella tesi BM86 calibra, vedete, un più 20%, 40 frutti, 44 BM follica, 33 lo standard. Quello che abbiamo visto, che poi conta, è il peso pianta. In questo caso Alessandro ci parlava di un chilo. Un chilo lo ritroviamo anche qui, BM86 calibra, e troviamo quasi 2 kg nella strategia BM86 follica in questo caso. Per farvi vedere l'ultima prova, e qui ritorno al 2022, e abbiamo la condotta Davide insieme con Claudio del CAI, in questo caso, una prova sviluppata in un impianto, tengo a dirlo perché è importante, anche questo era fuori rete, mentre gli altri due impianti erano sotto rete, sono aspetti abbastanza importanti e fondamentali. In questo caso abbiamo sviluppato una prova su Abate Fettel Porta Innesto Sidò, con le stesse strategie. Io vi presento quella che è la nostra strategia ad oggi, che noi proporremo BM calibra 3 litri facendo i due interventi di BM86 tra il 50% di fiori aperti e l'inizio della fioritura, in questo caso leggermente anticipati rispetto a quelli che abbiamo visto successivamente, e il calibra da inizio legagione ogni 10 giorni ripetuto per 4 interventi. Quello che abbiamo visto in termini produttivi è questo. Il numero, a livello di numero di frutti pianta, è stato decisamente più ampio in questa prova, 81 contro 61, e il differenziale in termini di produzione calcolata ad ettaro, 33,3 tonnellate contro le 25. Qui il differenziale rispetto, vi ho parlato del tipo di impianto che era diverso dagli altri presi in considerazione, è stato ancora maggiore. In termini di peso medio, guardate, la strategia BM86 calibra ha mantenuto, nonostante il 30% di frutti in più, attraverso l'ausilio del calibra, il peso medio dei frutti in linea con lo standard in questo caso. Ma sapete benissimo che appena aumenta il numero dei frutti nell'abate, soprattutto il peso medio crolla. Questo è un dato di fatto dato da numerose prove effettuate negli anni. 10 frutti in più ci fanno crollare il peso medio di un 10-15%, ecco, questo credo sia un dato di fatto. In questo caso, ripeto, abbiamo mantenuto costante il peso. Il peso pianta, per chiudere l'ultimo dato, 13,3 kg contro 10, è un differenziale molto molto importante. Ci tenevo a raccontarvi queste tre prove in strategia perché non sono prove svolte da noi, ma sono svolte fatte da enti terzi che hanno certificato quello che è il valore di questi prodotti, dove spesso ci insinuano dubbi, quanto vale, quanto non vale. Ecco, noi lavoriamo in questi termini. Chiudo parlandovi delle proposte di UPL sull'intera strategia. Se parliamo della strategia fogliare, vedete il BM86, ma credo di quello ne abbiamo parlato, probabilmente abbiamo parlato poco del Pollinus, che non è né un agrofarmaco né un nutrizionale, ma è un prodotto che va ad attivare gli insetti pronubi, quali possono essere api, osmie o bombi. Poi parliamo del Dionifer, non ne abbiamo parlato oggi, ma è la nostra proposta per quanto riguarda il ferro fogliare, un chelato di ferro al 4,6%, con ottime performance. Calibra e Follical ne abbiamo ampiamente parlato, Cerever soluzione di nitrato di magnesio con alga, e il Multoleo nelle fasi di post raccolta reintegrare con il boro. Per quanto riguarda la parte radicale, Vondofer chelato di ferro al 4,8, Ecoferte è un veicolante base alga che va ad amplificare, anche questo mostrato con differenti prove sviluppate, va a mostrare la veicolazione del ferro all'interno della pianta in maniera molto più veloce rispetto al chelato di ferro restituito da solo. Quindi questa è un po' la sintesi. Vondofer va a contrastare fenomeni di clorosi ferrica se fatto per via radicale, l'Ecofert associato al chelato di ferro ha una forte azione veicolante e va a sbloccare elementi nutritivi, essendo a pH acidi sappiamo che ci troviamo principalmente su terreni subalcalini. Il Pollinus, che va associato con il primo BM86, quindi all'inizio della fioritura, quando abbiamo bisogno che gli insetti pronubi circolino, e qui va utilizzato in miscela e va ad attivare
api, osmie e bombe. Il BM86, ripeto, credo di averne sufficientemente parlato, così come il calibro e il follicle. Il Dionifer, ripeto, ottimo ferro fogliare di alta qualità associato con alga, cerever nitrato di magnesio. Questi sono prodotti, e poi chiudo, applicabili non solo su abate, ma attraverso l'ausilio e la collaborazione con i nostri tecnici vi sapranno dare le indicazioni per le differenti varietà, perché sono prodotti che abbiamo testato serenamente anche su William, su varietà Buccialiscia, che non hanno dato particolari problemi se non aumentare e migliorare quelli che sono i risultati. Io vi ringrazio per l'attenzione, ho finito e speriamo in una buona annata, perché abbiamo tutti, ognuno qui al suo proprio compito di provare a salvare questa cultura che probabilmente ci ha fatto tutti essere qui oggi. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Fabio, sempre per la presentazione, grazie anche al dottor Zago. E giusto due note a conclusione anche di questa seconda parte della nostra mattinata, per tranquillizzarvi sull'utilizzo di quelli che sono i nostri prodotti. In questi anni, grazie anche all'aiuto dei centri di saggio, abbiamo fatto una serie di prove per verificare la selettività delle miscele dei nostri biostimolanti, quindi BM86, Follical e Calibra in particolare, insieme ai formulati Silly 544 e Selecta Disperse, e abbiamo potuto verificare che non ci sono mai stati problemi di fitotossicità. Quindi questo per darvi una maggior garanzia della tranquillità con cui potete utilizzare e ricettare in campagna le nostre soluzioni nutrizionali. Infine, giusto per dirvi, questo è un riepilogo, non sto a recitare i nostri prodotti visto che Fabio ne ha fatto una carrellata piuttosto dettagliata, solo per dirvi che anche online sul nostro sito trovate il catalogo dei nostri biostimolanti e nutrizionali, con questa pagina finale in cui potete vedere un suggerimento di strategia in cui andare ad utilizzare, in quali fasi fenologiche utilizzare le nostre soluzioni nutrizionali. Grazie ai relatori anche di questa seconda parte. Mi sono dimenticato un ringraziamento, volevo ringraziare anche tutti gli altri colleghi di UPL che hanno reso possibile questa giornata e che rimangono a vostra disposizione nel proseguo, quindi l'area nord-est con Gianpaolo Manfredi, Edoardo Modenese, Gino Carriero, la mia area dove ci sono anche, che vi hanno accolto all'ingresso, Nicola Sarti per la Romagna, Diego Marchetti per la zona di Ferrara, e il centro con Alessio Gergo. Grazie a tutti.